Rachele, eccoci, Rachele, buon pomeriggio, ben arrivata. Eccoci. Aspettiamo ancora un pochino. Potete tenere le telecamere accese per ora, anzi meglio. C'è prima chi è che parla in inglese, eccetera, e poi c'è questo collegamento un po' strano che si viene a verificare. C'è un buon pomeriggio, c'è un microfono acceso con una radio, quindi se qualcuno ha un telefono o una radio. L'ha spento Beatrice. Beatrice, tieni Sì. sempre la colonnina aperta per vedere chi apre i microfoni. Sì, Sì. l'unica cosa che non potrò fare sarà mentre parlerò io perché condividendo lo schermo non vedo, ma per il resto Quando no. parlo Il io. resto. Buon pomeriggio, vi chiediamo di tenere anche proprio le camere accese, non solo per condividere con noi questo pomeriggio, ma perché come sapete questi eventi online di presentazione, di lezione, sono stati spesso oggetto di hackeraggio e quindi Non vorremmo è cercare un di invece. nobile come hackeraggio, perché non sono degli hacker, sono solo dei Sì, disturbatori. non sono hacker, Gli hacker sono dei disturbatori. sono un po' più intelligenti, diciamo. Sofisticati anche i metodi. Sì, diciamo che noi vorremmo trascorrere il nostro pomeriggio serenamente e senza disturbatori, quindi vi chiediamo di, appunto, se volete tenere proprio le camere accese per condividere con noi questa presentazione e abbiamo scritto in chat che se volete rimanere aggiornati sulle iniziative didattiche che oggi presentiamo e anche quelle future, potete lasciare la vostra mail in chat e noi poi provvederemo a fare una mailing list e a tenervi aggiornati. Scusa Paola, posso Sì. approfittare di questi minuti per fare una domanda a Beatrice? Scusate se mi No, certo, sono anzi, una questo è proprio un cosa incontro anche di di servizio. servizio proprio. E riguardo all'incontro conclusivo del PCTO, Beatrice, del Sì. 29, io ho un ragazzo che non potrà partecipare perché ha il conservatorio e quindi un impegno che non può assolutamente mancare per gli esami. E come deve fare? Non è un problema. Volendo possiamo registrare l'incontro se lui ha poi piacere di rivederlo, però in ogni caso, come sai, è più che altro un po' la restituzione finale, le loro impressioni sull'attività, quindi non c'è un contenuto specifico particolarmente rilevante, ecco, quindi però direi che possiamo registrare e poi insomma fornirgli la registrazione così vede anche la conclusione. Se c'è Non è un la problema. registrazione, va Sì. bene. Grazie per aver avvisato. Grazie perché Ricorderò di registrare. volevo che, cioè, che appunto gli si invalidasse No, no, la assolutamente. registrazione. Scusate, grazie. Bene, intanto stanno entrando nella nostra aula virtuale sempre più persone e ricordo ancora chi è entrato da pochissimo che registriamo questo nostro pomeriggio e che quindi poi lo metteremo a disposizione. Quindi vi chiediamo se volete di accendere le telecamere, di condividere con noi anche visivamente e se volete rimanere aggiornati sulle iniziative che stiamo portando avanti per le celebrazioni manzoniane con alcuni dei progetti che oggi presentiamo e anche quelli futuri, potete lasciare in chat la vostra mail, poi noi vi terremo aggiornati con una mailing list e direi che sarà alle 16:10, che ne dite? Possiamo iniziare in modo da presentare anche un po' come si svolgerà questo pomeriggio e che cosa ci aspetta.
Bene, io intanto approfitto di questi minuti per salutare tutti e in particolare la professoressa Raboni e Beatrice, che vedo con piacere. Buon Ciao. Pomeriggio. Come va? Bene, grazie. Bene, spero altrettanto voi. Sì, sì. Grazie. Stai lavorando? Sono stata informata da Beatrice. Sì, sì, sto lavorando su una scuola, il mio quarto anno, in un liceo qui della provincia di Piacenza, e vediamo magari per l'anno prossimo di attivare anche noi qualche PCTO in ambito umanistico. Sarebbe, dai, carino. Manzoniano, speriamo, speriamo. Sì, ci siamo studenti interessati. Manzonista di Parma, quindi. Sì, sì. Fa piacere. Sempre un piacere tornare a vedere queste cose, insomma. Grazie di esserci. No, no, grazie a voi. Bene, io vedo che nel frattempo sono entrati altri partecipanti. Chi è entrato da ultimo può avere piacere di sapere che mettendo il proprio indirizzo mail nella chat può rimanere aggiornato sulle nostre iniziative. Ricordo a tutti che registreremo per tutto il pomeriggio la nostra iniziativa, il nostro seminario, e che quindi chi poi non fosse riuscito a partecipare, se avete notizie di colleghi, colleghe, anche studenti che non sono riusciti a partecipare, che poi vogliono avere la registrazione, provvederemo a poi metterla e a dare notizia, insomma, di dove potete andare a reperirla. E io direi che ora un paio di minuti e poi cominciamo. 2 minuti che mi faccio un caffè. Va bene. Intanto ricordiamo che questa nostra iniziativa è un'iniziativa di formazione per gli insegnanti, quindi è stata presentata sulla piattaforma Sofia, quindi vi sono insegnanti che la seguono come iniziativa di formazione. Anzi, io ringrazio di nuovo Lucia Olini che ci ha aiutato a rendere questa iniziativa possibile anche con questi tempi un po' stretti che abbiamo avuto di organizzazione, e che ci ha aiutato nella presentazione attraverso la lista dell'ADI, dell'Associazione degli Italianisti, proprio la sezione dedicata alla scuola. E ne approfitto per ringraziare Silvia Tatti, che è la responsabile della sezione scuola dell'ADI. E invece ci sono anche tanti altri partecipanti che immagino appunto siano interessati più in generale per la loro attività didattica, insomma. Sì, sì, confermo che potremo, vi manderemo poi il link del luogo virtuale dove caricheremo la presentazione, e ve lo faremo avere. Potete lasciare il vostro mail, il vostro indirizzo mail nella chat, in modo da permetterci di fare una mailing list e di tenervi aggiornati anche rispetto alle iniziative di PCTO che sono iniziate quest'anno e che proseguiranno il prossimo anno con l'Università di Parma, l'Università di Bologna, e legate a questi progetti. Quindi questo ci darà la possibilità di tenervi direttamente aggiornati. C'è ancora qualcuno in sala d'attesa? Sta entrando, siamo numerosi. Va bene, speriamo che la piattaforma ci regga, ma sì, insomma, siamo abituati a fare lezione su queste piattaforme. Bene, grazie per tutti gli indirizzi. E vi dico un po' il programma del pomeriggio e poi dopo inizierà Giulia Raboni a presentare. Io vi do solo un breve memo del programma del pomeriggio. Iniziamo ora con Giulia Raboni
e poi proseguo io, poi ci sarà Beatrice Nava, poi parlerà Rachele Sprugnoli e poi Ersilia Russo. E nell'ultima parte del nostro pomeriggio, dopo i vostri interventi e la discussione che avrete piacere di fare con noi, siamo disponibili per rispondere a tutte le vostre domande e anche proprio a casi singoli di usi di questi strumenti digitali, di collaborazione con le varie università, di esperienze di PCTO, insomma siamo disponibili fino alle 20 se avrete piacere, se no poi ci saluteremo prima, insomma, ecco, quindi diciamo che è un pomeriggio proprio dedicato a presentarvi gli strumenti e a condividere con voi come poterli usare. Se Giulia si libera del gatto, sì. È un po' se ci sei, non vediamo la tua camera accesa? Come no? È no, accesa. Non mi vedi? No, non sì, ti sì. Vediamo. Io allora vedo. Sono solo io che non ti vedo. Adesso sì, dovreste vedere. Alessandro fa segno di non vedere, invece Valentina dice che no, vede. Io non vedo. Io non vedo. Esattamente, Massimo, io la vedo. Vede. Massimo vede, io non vedo. Com'è questa possibilità? Ma ogni tanto Teams lo fa. Va bene. Allora, facciamo una cosa, diamo do subito la parola a Giulia che... probabilmente quando parla viene in primo piano. Sì, probabilmente per questo. O io il mio gatto. Io intanto ti metto in evidenza per tutti. Vediamo se funziona. D'accordo, allora comunque anche se non mi vedete non perdete molto. Ecco, ora ti vediamo. Bene, allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Che cosa facciamo oggi è mostrare come può essere utilizzato questo portale per la scuola, cioè da parte dei professori nelle scuole, naturalmente anche nelle università, insomma, principalmente per la scuola. E di questo parleranno Beatrice, Rachele e forse anche Ersilia, sì. Vi mostreranno degli strumenti di applicabilità ai promessi sposi per appunto rendere le lezioni più fruttuose e più varie attraverso l'uso di certe strumentazioni. Io invece ho solo l'incarico di farvi vedere questo portale e dire due parole, adesso lo condivido. In modo che spero che di stare condividendo quello giusto. Ecco, se lo vedete. Sì, sì, si vede bene. Allora, questo è il portale Manzoniano. Che cos'è? È uno strumento digitale che noi abbiamo progettato all'incirca 4-5 anni fa. Un gruppo di studiosi che fra cui io e Paola e a cui poi insieme a anche studiosi di altre università di Milano, di Pavia, io non posso leggere. Allora. I disturbatori sono inevitabili. Per casa. E perché ci sembrava doveroso e utile rendere, innanzitutto perché mancava una catalogazione di base tanto delle carte quanto dei libri delle biblioteche di Manzoni. Allora, la maggior parte dei manoscritti manzoniani sono depositati alla Biblioteca Nazionale Braidense, nella sala manzoniana, per il lascito del marito di Vittoria, figlia di Pietro, figlio di Manzoni. E Pietro Brambilla ha fatto questo lascito nell'Ottocento alla Biblioteca Nazionale Braidense perché c'era già un legame, diciamo, affettivo con la biblioteca, perché Manzoni
non, se non si recava direttamente in biblioteca perché era, soffriva di agorafobia e faceva fatica, insomma, a muoversi autonomamente, però si faceva prestare molti libri da Brera e in particolare dal gabinetto numismatico che era all'interno di Brera, dove c'era Cattaneo, che era amico di Manzoni, che gli faceva arrivare molti libri, e poi questa collaborazione con la biblioteca è continuata con il Rossi, che era un altro bibliotecario, che ha continuato, diciamo, a fornire a Manzoni i libri necessari, soprattutto naturalmente per gli studi storici, ma anche molto per il romanzo, per tutto quello che riguarda la parte della peste, della guerra, eccetera. Allora, Brambilla ha fatto questa donazione vincolando la biblioteca a aprire una sala dedicata a Manzoni, cosa che è stata fatta. Non è la sala attuale dove adesso si trova la sala manzoniana, ma è una sala, chi conosce la biblioteca braidense, è una sala, diciamo, che si apre dal salone Maria Teresa, che è il salone principale della biblioteca, attualmente si chiama Sala Gerli, e poi è stata inaugurata lì dal Ruggero Bonghi, che era allora il ministro dell'istruzione, e poi invece negli anni 50 appunto si è spostata nella sala attuale inaugurata dal Presidente della Repubblica Einaudi. Questo solo per dire che un tempo le autorità pubbliche avevano molta attenzione per le opere dei grandi autori della letteratura, e in special modo per uno come Manzoni, diciamo, su cui si è praticamente fondata in buona parte alcuni tratti della nostra lingua. Allora, quindi lì c'erano tutti questi materiali, ma il catalogo, la catalogazione di questi materiali risaliva agli anni 30 del Novecento, era il catalogo di un ex bibliotecario, Domenico Bassi, che ha fatto una buona catalogazione, però con alcuni errori, a parte molto sintetica, e poi con alcuni errori di catalogazione dovuti al fatto che non si erano ancora studiate del tutto certe carte, e poi soprattutto ci sono state, oltre le edizioni critiche che dopo hanno portato a rivedere alcune attribuzioni, datazioni, eccetera, i bibliotecari della Braidense si sono sempre preoccupati di tenere sott'occhio, il mercato antiquario, le collezioni private, eccetera, in modo da recuperare anche i pezzi che nel tempo erano andati dispersi qua e là. Naturalmente non è stato recuperato tutto, però ad esempio è arrivato negli anni forse 70-80 il vocabolario della Crusca postillato da Manzoni, che poi è stato pubblicato da Dante Isella, che è un testo fondamentale perché ci sono tutte le postille che Manzoni ha fatto proprio negli anni in cui stava scrivendo il romanzo. Allora noi come studiosi manzoniani, e in particolare in quel momento reduci da 12 anni di lavoro sulle edizioni critiche dei Promessi Sposi, ci siamo posti il problema di come fare una nuova catalogazione di queste carte, come renderle disponibili al di fuori della sala manzoniana, anche perché esistono norme di tutela, no, dei manoscritti, che non possono essere continuamente esposti perché rischiano di con la visione di corresposizione alla luce di rovinarsi, e naturalmente eravamo già in anni più che digitali, e quindi è venuto immediato pensare di fare un progetto digitale, e l'abbiamo fatto, abbiamo vinto questo PRIN, che vuol dire progetto di rilevante interesse nazionale, che viene bandito ogni anno, ma non sempre, per le università.
e con le università appunto Milano, Bologna, Pavia e Parma, a cui appartengo io, e Roma che si è aggiunta in una seconda, in un secondo momento, abbiamo progettato questo portale. Che cosa c'è dentro questo portale? Cioè, qual era il nostro intento? Il nostro intento era offrire gli strumenti primari di accesso, quindi fare in modo che fosse disponibile a tutti la possibilità di vedere i manoscritti e i libri postillati e naturalmente di avere una guida nella, diciamo nell'entrare in questo portale. Allora, voi vedete, questo è il front-end, cioè è quello che noi per il momento abbiamo reso pubblico del portale. Il portale ha molte più cose di quelle che adesso voi, l'utente normalmente può vedere. Questo perché dovevamo ancora fare tutta una serie di revisioni, soprattutto sui manoscritti, sui postillati, eccetera, e la pandemia ci ha bloccati in quest'opera di revisione, quindi ci siamo, come dire, in questo periodo spesi più sul piano di quella che oggi felicemente si chiama la terza missione, cioè il fare delle attività di, diciamo, di divulgazione, di presentazione, di coinvolgimento delle scuole, insomma, rendere pubblico il più possibile il portale e le opere di Manzoni, e poi proseguiremo, adesso quando riapriranno le biblioteche, implementeremo queste parti, controlleremo e potremo aprire le descrizioni più, più ampie. Allora, naturalmente la porta d'ingresso di questo portale sono le opere, no? Quindi avete l'elenco delle opere. Io adesso, diciamo, non sto tanto a dire quanto lunga è stata la discussione che ha preceduto i momenti della costruzione del portale, perché un portale appunto sembra semplice, no? Quando lo si vede, soprattutto perché abbiamo degli informatici molto bravi e molto dialoganti, anche perché uno dei due, diciamo, di questa ditta Codex che ci ha costruito il portale è stato uno studente, uno studioso di letteratura italiana, quindi c'è una possibilità di dialogo stretto e anche di proposte da parte sua su cose che altrimenti magari a noi non verrebbero in mente, ma proprio perché lui conosce la specificità della materia, cioè ha delle basi filologiche che gli permettono di capire quello che ci serve, cosa che non sempre avviene nel dialogo con gli informatici, perché gli informatici sanno l'informatica, i letterati no, e sanno la letteratura, e insomma bisogna riuscire a creare uno spazio di scambio e di compensazione. Adesso i giovani studiosi di letteratura italiana, come Beatrice, come Rachele, che in realtà è studiosa di letteratura antica, o come Ersilia, sono molto più preparati naturalmente e si formano anche con delle competenze di soprattutto linguaggi di codifica. Allora, questi sono è l'accesso, quindi se noi apriamo no per a caso Promessi Sposi, vedete che qua c'è scritto edizione del testo in preparazione, perché appunto non sono pronte tutti gli elementi che fanno parte. Noi abbiamo una parte che è una breve introduzione, l'introduzione, diciamo, quello che costituisce il sunto, la presentazione del testo. Abbiamo dato una certa libertà ai vari studiosi che le hanno fatte, perché ci sembrava inutile dare uno standard troppo definito sulla parte riassuntiva e di presentazione dell'opera, nel senso che mettersi a raccontare i Promessi Sposi non ha un gran senso perché tutti li conoscono, mentre se stiamo parlando di un testo poco noto, un testo linguistico, una delle poesie giovanili,
Allora, in quei casi siamo andati magari più nel dettaglio e più lunghi di quanto siamo andati sui promessi sposi, perché dovevamo fornire delle conoscenze di accesso. Allora qui ci sono una serie di campi che dicono i titoli alternativi, la struttura del testo, la storia del testo, che quella è in genere un pochino più elaborata, anche se naturalmente sintetizzata, no? Però insomma dà gli elementi filologici del testo, le date, le relazioni. Ecco, qui entriamo in una questione che ha molto a che fare con proprio la fisionomia delle opere manzoniane, no? Giorgio Panizza ha coniato una definizione in un convegno che io riporto sempre, anzi chi mi ha già sentito stamattina l'avrà già sentita, cioè quella che adesso non mi ricordo più, no, cos'è che dice la un vuoto, oh signore. No, quella della libertà vigilata delle opere manzoniane, cioè dice che, ed è vero, che Manzoni a un certo punto ha una sorta come di timore, come di paura che l'opera creativa sia, insomma, è come se lui la percepisse come qualche cosa in fondo di blasfemo, cioè il fatto che un autore dia libero corso alla sua fantasia creativa, no? È qualche cosa che gli sembra gareggiare un po' in superbia, no? Con l'unico vero creatore, che è Dio, naturalmente. E allora Manzoni, da un certo punto in avanti, ma a partire dal Carmagnola, affianca sempre alle sue opere creative delle opere che le accompagnano, di riflessione, di approfondimento storico, eccetera. Al Carmagnola si accompagna alla lettera Monsieur Chauvet, la Delchi al discorso sulla storia dei Longobardi, i Promessi Sposi alla colonna infame. Non apro qui la questione sulla colonna, che è molto complessa e insomma magari un'altra volta. Allora noi per restare al portale, quindi qui c'è scritto a come complemento la storia della colonna infame. La storia della colonna infame è un'opera a sé stante e nella prima edizione, la ventisettana dei Promessi Sposi, non c'era la colonna infame, ma per motivi molto complessi, appunto. E poi invece è stata pubblicata con la quarantana e diciamo di in particolare Silvano Nigro ha molto insistito sulla importanza di leggere insieme la colonna infame al romanzo, cioè la storia della colonna infame è un complemento necessario dei Promessi Sposi ed è un po' anche la chiave di lettura, no? È come se Manzoni affiancasse, no? E appunto ieri ne chiacchieravamo con Nigro e appunto c'è, voi tutti avete in mente insomma l'episodio di Renzo che tocca la porta per chiedere notizie di Lucia e viene additato come untore, poi scappa e salta nel fermo Lucia come il mercurio del Giambologna sul carro dei Monatti e viene sottratto alla folla. Ecco, dicevamo con Nigro, solo chi ha letto la colonna infame capisce che Renzo l'ha scampata veramente bella, perché diciamo, il destino di chi veniva additato come untore, poi Manzoni lo racconta dettagliatamente nella colonna infame. Allora, torno ancora al portale, qui quindi viene detto qual è la relazione, l'opera che è in relazione a questa, e poi vengono elencati tutti i testimoni manoscritti che sono contenuti nel portale, quindi con un aggancio diretto, vedete che sono tutte diciamo segnature cliccabili che mandano direttamente alla maschera del testo, adesso non si apre ma di solito è così, ecco. Questa è una maschera del manoscritto, naturalmente appunto oggi voi vedete soltanto l'abstract e potete però consultare tutte le immagini.
la scheda manoscritto è molto più complessa e ha al suo interno tutte delle indicazioni che riguardano la grafia, la mise en page, le correzioni, la filigrana, eccetera, tutte cose che servono a noi filologi, diciamo, poi per lavorare su questi testi e eventualmente per correggere delle proposte di testuali oppure delle datazioni che sono state date di certi testi e proporle di nuove alla luce di una visione più generale che noi possiamo avere grazie al fatto di conoscere e di poter confrontare interamente tutti i manoscritti. Quindi questa è la voce opere che rimanda un po' a tutto, sempre agganciato all'opera, oltre ai suoi testimoni ci sono anche le lettere in cui si parla di quell'opera. Adesso se scorrete in fondo vedete risorse correlate, 200 lettere di Manzoni in quell'opera citata, 13 opere postillate, in realtà saranno molte di più, ma quelle 13 opere postillate sono quelle che per ora noi abbiamo compilato, di cui abbiamo trascritto le postille e di cui abbiamo fatto la scheda descrittiva. Quindi avete questo, avete le biblioteche dove ci sono rappresentate tutte e tre le biblioteche di Manzoni, adesso finisco subito, sto allargando troppo, la biblioteca manzoniana è divisa fra Brera, Casa Manzoni e Brusuglio, i libri di Brera, grazie a un finanziamento mirato del Ministero. Scusa Giulia, prego. Dimmi. No, dico, stai condividendo perché vedo nella schermata una nuova condivisione. Che condivisione vedi? No, forse era perché stavi passando sulla sul link del portale o l'avevi levata? Aspetta, riprovalo. Adesso? Ecco, sì, ora è proprio nella pagina del sito. Ecco, allora, nella parte delle biblioteche voi trovate la riproduzione e descrizione dei postillati e tutti integralmente quelli della Biblioteca Braidense, anche se adesso non ci sono ancora tutti perché ci manca un ultimo caricamento di immagini che diciamo la ditta sta metadatando per poterle accogliere nel portale, mentre per la biblioteca di Brusuglio e per quella di Casa Manzoni, siccome abbiamo dovuto pagare noi che avevamo un finanziamento non così ampio, abbiamo riprodotto le pagine postillate. Poi abbiamo le lettere, come ho detto, con tutti i dati di mittente, destinatario, l'abstract e l'aggancio alle opere, cioè è sempre indicato quando vengono citate delle opere di Manzoni in modo da collegarle all'opera, così uno se parte dall'opera può andare direttamente in tutte le lettere in cui Manzoni parla delle proprie opere. E poi abbiamo adesso, diciamo, sviluppato, ma è in preparazione, non è ancora pubblico, questo è il cosiddetto back-end che vi faccio vedere, la sezione dei testi. Allora, dei testi si è molto occupata, in particolare Bologna e Beatrice Nava, che poi insomma voi tutti conoscete per aver fatto con lei questi seminari, e si è occupata facendo dei seminari all'Università di Bologna di marcare questi testi, cioè di renderli, come dire, digitali, ricollazionando tutte le edizioni, taggando i nomi, i paragrafi, eccetera, in modo che possano essere caricati digitalmente. Quindi alla fine di tutto questo progetto noi avremo
tutti i manoscritti, tutti i libri, tutte le poi naturalmente la bibliografia che stiamo recuperando via via, la direttrice della ex direttrice della Biblioteca Braidense sta lavorando molto nel caricare le bibliografie cartacee sul portale e molti studenti tirocinanti stanno spogliando le vecchie bibliografie in modo da inserire lemmi diciamo storici di bibliografia e poi nel nuovo progetto ci occuperemo anche delle traduzioni, quindi ci sarà un'altra sezione che sarà dedicata alle traduzioni storiche, alla bibliografia straniera e poi ci sarà una sezione di strumenti che è in progettazione che servirà proprio a fornire, probabilmente con dei linkaggi, adesso studieranno gli informatici come fare, a fornire dei video in cui si mostra come possono essere utilizzati degli strumenti, dei software su questi testi per fare delle lezioni e il link appunto a questi strumenti per poterli utilizzare coi testi del portale, sapendo che sono testi controllati e corretti dal punto di vista testuale. Ecco, io mi fermerei a questo punto. Sì, Giulia, io vedo ancora nello schermo la condivisione del video, però no. Ecco, ok? Ecco, benissimo, perfetto. Sì, grazie mille. Voi avete visto la ricchezza di questo portale, le risorse straordinarie che offre per la prima volta per un autore della nostra letteratura. Non è un caso che i portali che stanno sorgendo dedicati ad altri autori, come Petrarca o come Boccaccio, si stiano ispirando a questo portale. Lo dico perché diciamo che in questo progetto ho collaborato alla fase di discussione, ma meno alla fase di realizzazione. Questa è tutta opera di Giulia, voglio ricordare anche Giorgio Panizza, Mauro Novelli, Simone Antonico, che Donatella Martinelli, che diciamo, voglio ricordare anche Margherita Centenari e Carmela Marranchino, che hanno proprio scritto le schede, lavoro per nulla facile, perché deve, come avete visto, bilanciare la sintesi e anche la chiarezza per un pubblico che sia non specialista, ma anche la precisione e l'analiticità di un utente che sia invece uno studioso. Quindi credo che in questo portale si veda immediatamente la combinazione di questi due elementi, che sono due spinte in effetti un po' contrarie, perché da un lato il desiderio di aprire a un pubblico più generale porterebbe a semplificare i dati e viceversa il pubblico e gli utenti invece specialisti hanno bisogno, richiedono delle informazioni molto specifiche. Io immagino che ciascun insegnante a tutti i livelli, a tutte le scuole di ogni ordine e grado, possa pensare di trovare in questo portale qualche cosa di utile, a partire dalla autorevolezza dei testi, dalla sintesi, dalla messa nel tempo di questi testi, perché un'altra delle aggiunte che saranno presenti in questo portale sono relative alla linea del tempo e anche alla presentazione di una biografia manzoniana che proceda anche in forme nuove di tipo diverso, legando dati biografici alle opere e per me Manzoni qualcuno di questi dati nuovi, alcuni non nuovi insomma, però a molti anche di questo portale abbiamo presentarvi un caso dei postillati. Io non sono una specialista di studi di biblioteche,
Diciamo che in questo progetto è stata Donatella Martinelli ad occuparsi dei postillati da sempre, aveva avuto l'incarico da casa del Manzoni, però nel lavoro di spoglio che abbiamo fatto tutti insieme, andando a controllare di ogni testo di Manzoni, coinvolgendo anche molti studenti, e questo mi piace ricordarlo, che sono andati volontariamente a casa Manzoni dalle varie università, molti da Parma, molti dalla Sapienza, anche quando insegnavo alla Sapienza ne ho coinvolti molti, molti da Bologna, e che ci hanno aiutato a sfogliare questi volumi, individuare le postille e anche le postille mute, e cioè i luoghi in cui per esempio Manzoni aveva posto delle orecchie e le aveva poi aperte, cosa non facile da vedere perché bisogna avere un occhio molto attento e analizzare i segni di lettura, che possono essere anche le unghiature. Manzoni a volte segnava i libri proprio calcando la mano con l'unghia sopra il bordo della parte della pagina che gli interessava, quindi sono segni non facili da identificare. Con questo lavoro di spoglio io ho collaborato e c'è stato un ritrovamento fortunato che adesso vi presento, facendovi vedere proprio semplicemente un caso in cui, entrando, e cosa che potrete fare anche voi entrando nel portale, andando a vedere anche per semplice curiosità i postillati e vedendo se queste postille o questi segni di lettura hanno un collegamento con il laboratorio di Manzoni. Quindi quello che vi presento ora è proprio solo un caso che può servire come spunto di riflessione su come alcuni degli oggetti digitali presenti in questo portale possono essere usati. E quindi torno sopra il... vi parlo come facciamo tutti ormai in questo periodo di didattica a distanza, ovviamente dalla mia abitazione, però ho voluto... mettere nello sfondo un luogo che fosse così in linea con il nostro pomeriggio, e lo presento anche qui nella presentazione. È lo studio di Alessandro Manzoni, quindi alle mie spalle vedevate questo splendido studio della Casa di Via Morone, che vi invito a visitare se non l'avete mai visitata, a portarvi i vostri studenti, perché le visite guidate a Casa Manzoni sono di straordinario interesse, sono estremamente coinvolgenti. A piano terra si trova lo studio di Alessandro Manzoni, di cui qui si può vedere la scrivania, si può vedere gli occhiali, la tabacchiera, il salottino e parte dei libri che si sono conservati nel medesima posizione. Insomma, è stato fatto un lavoro conservativo in cui sono stati lasciati da Manzoni. La decisione di parlarvi da questa ambientazione così costruita per questo pomeriggio voleva anche farvi capire che, entrando nel portale, voi avete la possibilità di entrare nella biblioteca di Manzoni, biblioteca che per la prima volta si apre a qualsiasi visitatore in tutte le sue ricchezze. Quello di cui vi parlo ora è proprio questo segnalibro che qui ho rappresentato e che è stato ritrovato quando negli spogli di questi volumi ho aperto questo libro e ho trovato questo segno evidente di lettura. Ecco, soprattutto per chi, però insomma, ha passato tanti anni nello studio delle carte manzoniane. Qualche notizia rapida, veloce, sopra la biblioteca. A me ha sempre colpito il passaggio del figlio Pietro, perché fa capire quanto i libri postillati siano stati importanti, e ovviamente sempre con la discrezione, l'ironia che contraddistingue Manzoni, menziona questi libri della biblioteca come tutti quei libri che possono essere di suo gradimento, e segnatamente quelli che portino postille o annotazioni di mia mano. Questo ci fa capire quanto Manzoni, in questa forma pubblica, perché il testamento ha un valore ovviamente per la posterità, tenesse e avesse in gran conto il lavoro che nel suo laboratorio si era svolto parimenti sulle carte, ma anche nei margini dei suoi libri e con queste postille. Come ha detto Giulia, le carte di Manzoni sono state
donate attraverso questi passaggi già ricordati alla Biblioteca Nazionale Braidense, presso la quale vi è una parte dei libri dal 1937 con la fondazione del Centro Nazionale di Studi Manzoniani. Una parte dei libri è anche presente a casa del Manzoni in via Morone, la casa già ricordata. La sala manzoniana della Biblioteca Nazionale Braidense, per chi non l'avesse mai vista, è questa, è molto bella, estremamente suggestiva. E questo per farvi vedere che entrando nel portale avrete la possibilità virtualmente di entrare in questa sala, dove sono conservati proprio nelle teche sotto vetro le carte e parte dei libri, oppure di entrare nello studio di Manzoni in via Morone 1. E, alcuni libri di Manzoni sono anche però a brusuglio ed è interessante riflettere sopra il corpus di questi libri, perché parte di questi libri sono arrivati a Manzoni, ma la villa di Brusuglio sappiamo che era quella lasciata da Carlo Imbonati alla madre di Manzoni, e quindi questi libri di Brusuglio vanno distinti, i libri di Carlo Imbonati dai libri invece che Manzoni poi ha acquistato. Quindi questo per riflettere sempre, e magari anche fare riflettere gli studenti su che cosa vuol dire studiare la biblioteca di un autore e studiarla con la possibilità che questo portale adesso dà, e cioè di vederla nella sua triplice composizione. I numeri che vi porto sono molto indicativi, perché sono cresciuti rispetto a ciò che si conosceva precedentemente. Questo lavoro collettivo ha portato anche ad aumentare proprio il conteggio di ciò che si conosceva, però più o meno dovete immaginare un numero di circa 5.000 libri, di cui 3.000 sono a casa del Manzoni, 500 poco più, insomma, sono alla Biblioteca Braidense, 1.500 sono a Brusuglio. Nel portale che vi è stato presentato, vi ricordo di nuovo l'indirizzo www.alessandromanzoni.org, questi volumi saranno tutti censiti, richiamati alla corrispettiva scheda OPAC, ma molti, e soprattutto nelle pagine con le postille, presenti. Quali sono i libri che aveva Alessandro Manzoni? Come potete immaginare, sono numerosissimi i testi di lingua, numerosissimi i vocabolari, anche i vocabolari dialettali, le opere storiografiche. Questa partita doppia, potremmo dire, tra opera creativa e opera invece saggistica, opera di riflessione, questo procedere sempre in parallelo tra lavoro letterario e lavoro saggistico emerge anche nella composizione della biblioteca. Ci sono i moralisti francesi, ci sono anche molte opere di agricoltura e botanica. I libri possono essere proprio ricercati attraverso delle chiavi di lettura degli autori che noi sappiamo essere cari a Manzoni. E poi ovviamente molti libri sono edizioni e anche traduzioni dei Promessi Sposi. La biblioteca ci racconta anche come sono nati i Promessi Sposi, e anche questa raccolta presente nel portale ci permette di seguire la genesi di questo romanzo, che è una storia nella storia, una storia estremamente affascinante. I manoscritti possono essere visti, ma è interessante anche seguire, e tanti strumenti didattici stiamo pensando di costruire per raccontare anche in chiave scolastica, in chiave didattica, la storia di questo testo. Quella che vedete è la copia di lavoro di Manzoni, sulla quale Manzoni ha proprio corretto materialmente il testo, dopo che nel 27, come sapete, dopo il viaggio in Toscana, capisce che la lingua che aveva utilizzato per la riscrittura del suo romanzo era una lingua toscana, ma era un toscano libresco, un toscano letterario, un toscano che non corrispondeva più al toscano vivo parlato, e quindi inizia questa nuova avventura alla ricerca della lingua, che durerà dal 1827 al 1840, e che è testimoniata proprio dalla copia di lavoro. Vi ho portato qualche rapido esempio, prima di andare al nostro segnalibro, di qualche altro caso interessante che fa capire come lo studio di questi libri postillati per ciascun consultatore può diventare una pista di ricerca. Pensate che Manzoni
annotava i libri sin dai tempi della scuola. Questo era il suo libro di testo, potremmo dire il manuale di studio della letteratura del tempo, il Francesco Soave, Istituzioni di logica, metafisica ed etica. Questa è l'edizione, e noi abbiamo scoperto che Manzoni annotava questo libro. Vedete che qui vi sono delle postille scritte a margine, ma poi cancellate con la gomma, ma cancellate anche proprio passando con una spugna, perché poi le pagine si sono poi imbarcate, così come avviene quando passiamo su una superficie cartacea dell'acqua. Ecco, stiamo lavorando proprio per cercare di leggere, di fare tornare alla luce queste postille che sono estremamente interessanti per noi e anche un po' la ricchezza del giovane Manzoni, forse un capitolo ancora da approfondire, se non tutto da scrivere. Vedete altre postille cancellate che nella pagina di destra abbiamo cercato di fare venire in evidenza con un trattamento digitale delle immagini. Stiamo lavorando con il laboratorio FrameLab di Ravenna, della sede di Ravenna dell'Università di Bologna, che è proprio specializzato nel studio delle stratigrafie, e stiamo cercando di sviluppare nuovi sistemi. Vedete qui di nuovo un altro doppio mezzo per cancellare le postille, grattandole e poi anche passando sopra sopra la superficie un'abrasione umida per togliere ciò che era. Qui credo che sarà impossibile capire che cosa c'era scritto. Vedete però che con il trattamento digitale le postille cominciano a riemergere, e quindi sarà sicuramente interessante, ma potrà esserlo per ciascuno di voi, perché queste postille saranno disponibili a tutti. Ovviamente il trattamento sarà poi un lavoro da fare, e magari chissà, potremo fare dei laboratori anche su questo, per capire che cosa c'era scritto. Questa immagine è un po' il ponte col nostro segnalibro, perché noi sappiamo che uno degli autori che era poco amato in gioventù da Manzoni era sicuramente Torquato Tasso, e in questa pagina noi abbiamo una sorta di riscrittura di questa ottava tassiana che Manzoni ha riscritto e probabilmente parodizzato. Ci stiamo lavorando e chissà che si riesca in un futuro abbastanza vicino. Che sono detto pochissimo, professoressa, divertirebbe davvero molto per vedere cosa è successo. No, è che la qualità dell'audio, si perde la connessione, la qualità dell'audio non è proprio ottima, ogni tanto si perde dei momenti, ecco. Ok, forse allora, sarebbe meglio spingere le telecamere, perché la banda soffre un po'. Va bene, allora facciamo così, io spengo la mia telecamera, chiedo ai partecipanti di spegnere la loro per cercare di abbassare il peso della connessione e di chiudere i microfoni per vedere se migliora un po' la situazione, spero che migliori. Grazie anche Valentina, grazie mille, io continuo quindi la presentazione del Virago. Eccolo qua. Allora, questo segnalibro è stato ritrovato all'interno di un libro che avrete sicuramente sentito nominare, che è nei ricordi di tutti i lettori dei Promessi Sposi, perché è menzionato il capitolo celebre. Il testo è I discorsi cavallereschi del signor Francesco Virago, Milano 1628, l'anno è quello dei Promessi Sposi. Questo è il segnalibro, poi vediamo a che cosa si riferisce direttamente, ma dove è citato nel capitolo 27esimo, a proposito della biblioteca di Don Ferrante, una biblioteca ricchissima, soprattutto di libri riferiti alla scienza cavalleresca. Vi ricorderete, insomma, è inutile che lo citi perché è noto a tutti, tra gli autori che Don Ferrante teneva
impronto a un bisogno, sapeva citare a memoria tutti i passi della Gerusalemme liberata come della conquistata che possono far testo in materia di cavalleria. L'autore degli autori nel suo concetto era il nostro celebre Francesco Birago, con cui si trovò anche più di una volta a dar giudizio sopra casi d'onore, e il quale dal canto suo parlava di Don Ferrante in termini di stima particolare. E fin da quando vennero fuori i discorsi cavallereschi di quell'insigne scrittore, Don Ferrante pronosticò che quest'opera avrebbe rovinata l'autorità dell'Olevano e sarebbe rimasta, insieme con le altre sue nobili sorelle, come codice di primaria autorità presso i posteri. Profezia, dice l'anonimo, che ognuno può vedere come si sia avverata. Ecco, questo segnalibro ha una indicazione scritta da Manzoni contesa per la strada, pagina 228. Che cosa leggiamo a pagina 228, dove il segnalibro era stato inserito ma non era stato trovato perché non sporgeva dalla pagina? Si trova un caso che, se lo leggiamo, ci fa immediatamente pensare a un altro capitolo dei Promessi Sposi, famosissimo, anzi forse anche più famoso, della biblioteca di Don Ferrante. E leggiamolo. Si sente un po' meglio? Vi chiedo conferma, chiedo a Rachele, che prima è intervenuta, se la qualità è un po' migliore. In questo momento sembra di sì. Bene, io procedo rapidamente, anche perché mi avvio, insomma, era per farvi solo vedere un esempio. Leggiamo insieme il passo che Manzoni ha annotato e ha utilizzato. Curcio si incontra con Carlo, col quale passava alcuni disgusti, e volendo Carlo tenersi ad alto, poiché la strada era sua, camminando egli col braccio destro al muro, ad alto vuol dire sul marciapiede e non giù, anche perché noi ricordiamo che nelle strade passava una specie di fogna a cielo aperto, quindi stare sulla strada, stare in alto, voleva dire non camminare dove la strada era sporca. E invece Curcio gli dice: tiratevi a basso, e Carlo gli risponde: non vi voglio andare, perché la strada è mia. Carlo si voleva tenere ad alto perché la strada era... Scusate, qui è entrato il mio cane che interviene nel momento in cui suona la porta. Abbiate pazienza. E Curcio, se potete. Grazie, scusate, intervengo. Proseguo. Curcio aveva il diritto della strada perché aveva la parte destra dalla parte del muro, quindi voleva che la strada fosse di chi procedeva con il fianco destro attaccato al muro. E invece Curcio ritorna col dirgli: coi pari vostri la strada è sempre mia. E Carlo gli replica: io sono nobile quanto voi. E Curcio gli soggiunge questo no: avrei animo di dargli una guanciata, ma salvando molta gente, ivi concorsa in mezzo, andò ciascuno per i fatti suoi. Ecco, ciascuno di voi avrà riconosciuto il capitolo quarto, il famoso passaggio in cui si racconta la storia di come Ludovico è diventato Cristoforo. La storia non è andata come nel Birago, perché il rapporto tra i due contendenti va nella direzione di uno scontro, noi sappiamo com'è andata, ma la cosa interessante è che Manzoni presenta, proprio ricavandolo dal Birago, questo episodio, quindi ricava da uno dei suoi testi la vicenda che ha poi drammatizzato, della quale poi si è avvalso per costruire l'episodio che ha utilizzato nel suo romanzo. E lo presenta, vi faccio vedere proprio il passaggio, ma lo ricorderete anche a memoria, insomma questo è un capitolo famosissimo, in cui racconta, sviluppa l'incontro tra i due utilizzando proprio le stesse parole del Birago. Quando si trovarono viso a viso, il signor Tale, squadrando Ludovico a capo alto col cipiglio imperioso, gli disse in un tono corrispondente di voce: fate luogo voi, rispose Ludovico, la dritta è mia. E risponde: coi vostri pari è sempre mia. Vedete, l'espressione è assolutamente identica. Continua poi ovviamente il dialogo tra i due, che conoscete molto bene, e l'altro risponde: se tu fossi cavaliere come sono io, ti farei vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. E così termina, come sappiamo, con l'uccisione e con tutto quello che poi conseguirà. Questo è solo un esempio che vi ho portato e serve solo per mostrare come
i segnalibri, le postille e i ritorno con la telecamera per concludere, e i materiali che sono presenti in questa, potremmo dire, biblioteca a vista, biblioteca a scaffale aperto, e che permette di poter entrare proprio nello studio di Manzoni oppure nella sala manzoniana di Brera, prendere i libri, aprirli e cominciare a studiarli. Vi sono moltissime postille che sono state trascritte, che possono poi essere consultate direttamente nella loro trascrizione, ma io credo e immagino che per i docenti che possono inventare nuovi percorsi sarà possibile coinvolgere tanti studenti anche direttamente alla consultazione di questi libri. Abbiamo anche fatto negli anni passati delle mostre virtuali relative per esempio alle traduzioni dei Promessi Sposi nei libri presenti a Casa Manzoni, il tesoro proprio di Casa Manzoni, e una di queste mostre sarà poi linkata nella sezione del portale dedicata agli strumenti didattici, che sono quelli che oggi vi presentiamo. Oggi ve li presentiamo con tre esempi che ora mi seguono, quindi Beatrice Nava col progetto che si intitola Adotta un commento ai Promessi Sposi e che poi diventerà proprio un portale, come ora Beatrice ci illustrerà, Rachele Sprugnoli che mostra Wayan Tools, che permette di leggere e di analizzare i Promessi Sposi, e un altro strumento digitale che è Filo Editor. Io do subito la parola a Beatrice, siamo in ritardo ma abbiamo comunque un po' di tempo questo pomeriggio per dilungarci, e lascio a lei la parola e vi ringrazio. Grazie professoressa. Allora, condivido un attimo lo schermo anch'io, e anche io stacco la telecamera per evitare problemi. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti, e vi ringrazio assolutamente per essere intervenuti così numerosi, e spero poi appunto che nella parte conclusiva il nostro dibattito insomma possa vedere una vostra partecipazione anche attiva, con domande, interventi, anche proposte, perché no? E dunque, come anticipato dalla professoressa Italia, il mio intervento oggi ha un po' lo scopo di presentare un progetto didattico articolatosi nella forma specifica del PCTO, quindi il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, rivolto alle classi al quarto e quinto delle scuole superiori di secondo grado di tutto il territorio nazionale. Il percorso è stato avviato a gennaio e è ancora in corso di svolgimento, ovviamente nel contesto del progetto PRIN manzoniano di cui ha parlato la professoressa Raboni. Il progetto conta anche sulla collaborazione della sezione didattica dell'Associazione degli Italianisti, che ringrazio, e come già insomma accennato dalla professoressa, ha come obiettivo pratico concreto la digitalizzazione dei commenti al romanzo, da pubblicare ovviamente integralmente, ove possibile o parzialmente, nel rispetto quindi dei diritti d'autore e di specifici accordi di pubblicazione, su un ambiente digitale appunto dedicato, la cui realizzazione e implementazione tecnica sarà curata dal centro DARC, Digital Humanities Advanced Resource Center dell'Università di Bologna, e che diciamo verrà appunto messo in opera nel corso del prossimo anno. L'idea di questo progetto è nata cercando di fissare degli obiettivi che rispondessero un po' a delle necessità concrete, reali degli studenti. Innanzitutto quella di stimolare l'acquisizione di competenze digitali e di coding, che sono sempre più, diciamo, universalmente riconosciute come utili sia in contesto accademico che in contesto lavorativo, ma anche favorire un uso consapevole e critico delle risorse digitali e entrare in contatto con un nuovo settore disciplinare, quello appunto delle Digital Humanities, che credo possa essere interessante appunto per gli studenti, proprio perché essendo un ambito molto variegato può certamente intercettare trasversalmente, diciamo così, più interessi degli studenti. Inoltre la volontà era anche quella di consentire l'attività di PCTO in modalità e-learning e quindi sostanzialmente cercare di consentire, di preservare questa possibilità dell'offerta didattica anche nel contesto emergenziale che ancora ci troviamo insomma ad affrontare.
chiaramente con tutte le differenze del caso rispetto a un PCTO tradizionale, e che se vogliamo rende il progetto doppiamente digitale, no? Sia per il contenuto specifico che anche un po' per le modalità di svolgimento. E infine l'idea è quella di proporre uno strumento per uno un nuovo strumento per lo studio del romanzo manzoniano e della relativa critica, con l'obiettivo di stimolare un approccio diretto anche ai testi critici, quindi non soltanto al testo del romanzo, e ad esempio per stimolare una riflessione sulla storicità delle operazioni culturali. Infatti la possibilità di accedere direttamente a questi materiali e quindi poter non solo leggere, ma anche soprattutto confrontare i commenti tra di loro, consente sicuramente un approccio anche diacronico ai testi critici, che non è sempre così semplice e immediato nello studente, che invece appunto sul portale che stiamo progettando potrà concretamente vedere come la critica manzoniana sia cambiata nel tempo e indagare direttamente, per esempio, anche non so, come cambiano nel tempo i riferimenti culturali dei vari commentatori, quali sono gli aspetti che vengono cui viene data maggior centralità in un'epoca piuttosto che in un'altra, e così via. Insomma, diciamo, le possibilità di fruizione di questi materiali sono ovviamente molteplici, e l'idea sicuramente di raccogliere commenti in un ambiente unico è anche quella di intanto digitalizzare testi che non sono disponibili in rete, quindi consentire un accesso anche a questi materiali, o anche a quei materiali che magari sono presenti, ma o sono presenti soltanto in maniera parziale, oppure, come per esempio mi viene in mente il caso di Petrocchi, sono consultabili soltanto come facsimile, digitalizzato su Internet Archive in questo caso, e quindi di fatto è consultabile, ma non c'è la possibilità di dialogare direttamente con il testo e di vederlo appunto immediatamente rapportato al romanzo, cosa che invece sulla piattaforma sarà possibile. E quindi appunto l'idea è anche un po' quella di agevolare la disseminazione di questi commenti e contribuire in qualche modo anche alla loro conservazione. Il progetto si è articolato in una parte più teorica, più di contenuto, in cui ho cercato di dare qualche minima coordinata su cosa siano le digital humanities, riflettendo direi soprattutto sulla loro difficile collocazione disciplinare, e cercando anche di presentare alcuni punti di riferimento e progetti interessanti, anche per consentire eventualmente una ricerca, un approfondimento autonomo per gli studenti insomma particolarmente interessati. Si è poi parlato del testo digitale, quindi con particolare attenzione alla affidabilità dei testi circolanti in rete e anche ai vantaggi e agli svantaggi delle risorse generali digitali, scusate, in generale, per poi introdurre la struttura nel testo digitale e quindi andare a parlare di codifica, con una breve infarinatura sui principali linguaggi di markup dichiarativo, in particolare su XML, Extensible Markup Language, e sul vocabolario TEI, Text Encoding Initiative. Ma su questi concetti tornerò tra brevissimo per ovviamente consentire un orientamento anche a chi non avesse familiarità immediata, diciamo, con la codifica. E il PCTO prevede poi anche una parte pratica, che anzi direi è preponderante, e che appunto è quella della codifica vera e propria, in cui gli studenti lavorano singolarmente o a coppie, nei casi in cui è stato richiesto, sul commento a un singolo capitolo, anche se in realtà, questo insomma lo diciamo per così, anche per onore al merito, molti studenti particolarmente volenterosi hanno lavorato su più di un singolo capitolo. Ma che cosa si intende per codifica? Codifica non è semplice digitalizzazione, quindi agli studenti non è stato chiesto di operare un mero trasferimento del testo dal cartaceo al digitale, ma codifica è l'aggiunta durante questo processo di trasferimento, di traduzione, di informazioni che il computer, che la macchina, sia in grado di leggere e utilizzare per rielaborare i dati, quindi in questo caso per rielaborare il testo del commento.
Questa aggiunta di informazione avviene mediante un linguaggio condiviso da uomo e macchina, quindi un linguaggio che entrambi sono in grado di comprendere e di utilizzare, appunto nel nostro caso quel XML TEI che dicevo prima, e questo linguaggio è sostanzialmente un insieme di descrittori, di etichette, diciamo, che consentono appunto di descrivere componenti strutturali e elementi di contenuto del testo che si sta digitalizzando, gettando quindi le basi anche per la sua rielaborazione automatica appunto da parte della macchina e quindi per rispondere a obiettivi specifici di computazione. L'applicazione della codifica, quindi di questo linguaggio al testo, rende dunque necessario un ragionamento a monte sull'oggetto di studio, che deve essere analizzato proprio per capire quali sono questi elementi strutturali o di contenuto che si voglia importanti da descrivere attraverso queste etichette. E questo però appunto non soltanto in funzione della rappresentazione digitale del testo, ma anche per rispondere a obiettivi computazionali specifici, significa fondamentalmente, semplificando, diciamo, fare delle ricerche sul testo e metterlo anche in dialogo con gli altri commenti e il testo del romanzo, ecco, per chiarezza. E quindi, ad esempio, un elemento importante che gli studenti sono stati invitati a individuare e codificare sono state le citazioni bibliografiche, quindi i riferimenti ai vari studi critici e altre opere letterarie, i commenti, chiaramente hanno una funzione fondamentale nell'inquadramento, nello studio del commento stesso e nel riconoscimento di quella così diacronia delle operazioni culturali di cui, insomma, dicevamo prima. Il progetto è stato strutturato in una forma piuttosto complessa e articolata, devo dire, almeno a prima vista può un po' spaventare, ma in realtà è tutto abbastanza funzionale. E diciamo, questa complessità è un po' dovuta al fatto che l'idea era quella di conciliare, diciamo, l'autonomia organizzativa degli studenti, soprattutto in quest'anno così complesso, con anche la necessità comunque di avere un contatto diretto con loro, almeno in alcune fasi del lavoro. D'altro canto, anche in conseguenza di questa autonomia, diciamo, il progetto faceva molto leva anche sulla loro responsabilità e capacità organizzativa. E appunto in questa slide descrivo un po' la struttura del progetto. Dunque, inizialmente è stato reso disponibile un corso di formazione e di aggiornamento per docenti, che non era aperto soltanto agli insegnanti che hanno effettivamente poi svolto il ruolo di tutor durante il PCTO, ma era aperto a tutti gli insegnanti, e che aveva però appunto come obiettivo principale quello di fornire agli insegnanti che poi procedevano nel percorso di PCTO strumenti minimi per il supporto all'attività degli studenti, comunque una minima infarinatura di quegli stessi concetti e di quelle stesse pratiche che poi gli studenti invece hanno avuto modo di approfondire in modo molto più dettagliato. E il progetto poi ha previsto un modulo di orientamento realizzato attraverso due incontri sincroni organizzati dall'ufficio alternanza scuola-lavoro dell'Università di Bologna, che avevano principalmente lo scopo di ragionare su competenze trasversali, interessi post-diploma, eccetera, quindi diciamo su tutti quegli stimoli che un percorso di PCTO è chiamato per sua natura, diciamo, a offrire. E poi c'è la parte invece legata più direttamente al contenuto vero e proprio del progetto, quindi alla digitalizzazione e alla codifica, che è stata, diciamo, ripartita tra nelle due parti che dicevo prima: una parte teorica che si è svolta in forma di video lezioni asincrone, sempre appunto per cercare di fornire agli studenti la maggior libertà possibile nella frequenza, diciamo, delle lezioni, e poi un modulo laboratoriale che durava all'incirca un mese, in cui gli studenti avevano il compito appunto di lavorare direttamente alla loro codifica, e durante questo mese hanno la possibilità di usufruire di uno sportello settimanale in cui appunto dialogare direttamente con il tutor e quindi banalmente, diciamo, condividere lo schermo e risolvere i problemi
emersi durante il lavoro di codifica. In questa slide ho voluto riportare un po' i numeri del progetto, che devo dire sono stati molto soddisfacenti, anche per essere appunto un progetto alla sua prima comparsa nel panorama di PCTO. L'attività è stata svolta in 4 cicli consecutivi, proprio per consentire la partecipazione di gruppi di studenti gestibili, cioè gestibili per numero. Hanno aderito 16 scuole per 442 studenti in totale, scuole provenienti da 10 regioni diverse. Gli studenti iscritti al corso iniziale erano 35 e soprattutto, diciamo, per guardare al lato più pratico dell'attività, i commenti adottati sono stati 16 e i capitoli codificati in totale sono 317, quindi insomma un buon inizio per la nostra piattaforma. Qui ho elencato le scuole partecipanti, che tra l'altro insomma vedo che molti dei docenti di queste scuole sono connessi, quindi mi fa anche piacere ringraziarli, ecco, diciamo in diretta. Sento dei... Ok, niente, scusate. Però al progetto non hanno partecipato soltanto le scuole secondarie di secondo grado, ma anche gli studenti della laurea magistrale in italianistica, culture letterarie europee e scienze linguistiche, che appunto partecipando a un apposito laboratorio, il testo digitale teoria e pratica, si sono dedicati ovviamente con un approfondimento diverso, un metodo diverso, anche molto più teorico, ma insomma questo è normale, alla codifica integrale del commento di Policarpo Petrocchi e di alcuni capitoli di un commento invece più recente, il commento di Maria Rosa Bricchi, che ci è stato gentilmente concesso insomma anche già per la pubblicazione. Al termine del progetto è stato poi chiesto ai partecipanti, agli studenti, di compilare un questionario volto in parte a ottenere, diciamo, un riscontro sui contenuti e anche sull'organizzazione dell'attività, quindi anche per ragionare proprio in termini pratici su come eventualmente impostare attività simili o questa stessa attività in futuro, e in parte a fotografare, diciamo, gli interessi e le sensazioni degli studenti che hanno partecipato. Ovviamente per ora hanno risposto soltanto gli studenti che hanno già completato la loro attività, quindi quelli dei primi 2 cicli, e quindi i dati che condivido con voi ora sono assolutamente provvisori, ma diciamo sono un po' una prima istantanea di questo progetto, che però credo ponga già qualche riflessione, anche perché devo dire che poi i secondi 2 cicli hanno visto la partecipazione di un numero inferiore di studenti rispetto ai primi 2. I dati che mostrerò sono solo alcuni rispetto a quelli che ho raccolto e riguardano un po' la situazione di partenza, quindi l'interesse degli studenti circa gli argomenti trattati a monte dell'attività, cioè l'interesse iniziale per questi strumenti, per questi argomenti, l'autovalutazione delle competenze iniziali rispetto a quanto richiesto dal progetto, e la loro percezione della necessità o meno di acquisire competenze latamente informatiche, diciamo, per anche chi voglia compiere studi umanistici. Queste insomma sono le risposte che ho ottenuto su un campione di solo 151, cioè solo di 151 studenti, quindi per ora di una minoranza, ecco, dei partecipanti. Allora, riguardo alla domanda in che misura l'attività è stata in linea con i tuoi interessi, vedete che in realtà un'elevata percentuale di studenti l'ha trovata per niente, poco o anche per niente in linea con i propri interessi, e questo si è per fortuna nella maggior parte dei casi, devo dire, accompagnato poi con una sorpresa positiva, diciamo, quindi con la dichiarazione di aver scoperto qualcosa appunto che non si pensava essere in linea con i propri interessi, ma che si è poi rivelato stimolante, e poi giustamente in parte anche invece con la conferma di aver appreso cose nuove ma di scarso interesse per gli studi futuri previsti dallo studente. Questo grafico invece riguarda le competenze, le pre-competenze diciamo, e anche qui diciamo la maggioranza sostiene di aver avuto competenze adeguate a quanto richiesto,
e queste competenze riguardavano sostanzialmente skills digitali di base, come per esempio la capacità di navigare in internet, oppure di scaricare, installare programmi, software, eccetera. Ma una fetta, direi, più che consistente di studenti si è invece riconosciuta impreparata in questo senso. E credo che su questo si potrebbe aprire una qualche riflessione anche un po' su come spesso si semplifichi l'eguaglianza, l'equazione, diciamo, giovani strumenti digitali. Anche banalmente nella scrittura delle mail ci sono stati spesso problemi. Per quanto invece riguarda l'importanza delle competenze informatiche in ambito umanistico, la risposta è per ora complessivamamente positiva, quindi su questo insomma non mi soffermo. Ma invece su quest'ultimo grafico che vi mostro, poi mi avvio a concludere, è secondo me interessante, è relativo all'attività specifica di codifica. E come vedete la maggioranza degli studenti ha ritenuto che l'attività sia stata utile per acquisire nuove competenze digitali, ma solo un 13,9%, il triangolino violetto, ha riconosciuto una reale importanza della codifica nello stimolare una più attenta analisi e lettura del testo. E questo penso che sia in larga parte, credo, dovuto al fatto che ovviamente anche per necessità di semplificazione agli studenti è stato fornito un modello di codifica preconfezionato, diciamo, quindi non è stato chiesto loro di ipotizzare un modello di codifica, quindi di scegliere da soli quali strumenti, quali elementi era importante evidenziare con il linguaggio di cui abbiamo parlato, ma credo anche che questo dato dipenda un po' dal fatto che non sia così semplice nemmeno per le generazioni appunto più giovani e più abituate a un contatto quotidiano con il digitale, vederlo come una possibilità reale di studio e quindi come un mezzo per anche cambiare un po' approccio nello svolgimento di determinati compiti di studio e di analisi che in realtà loro magari sono abituati a fare con altri mezzi. E però su questo insomma credo che gli interventi di Ersilia e di Rachele saranno, scusate mi ero messa al time, ho quasi finito, gli interventi di Ersilia e Rachele saranno sicuramente più centrati su questo punto, però ecco su questo mi piacerebbe poi raccogliere un po' anche altri pareri. Concludendo diciamo la maggior parte degli studenti si è detta poi complessivamente soddisfatta dell'attività svolta e ha riconosciuto di aver operato in un ambito in parte inizialmente non riconosciuto come in linea con i propri interessi, ma poi dimostratosi stimolante, in buona parte proprio anche perché nuovo. Emerge dalle loro risposte un interesse più all'attività pratica che alla contestualizzazione teorica e, come accennavo, anche appunto una scarsa percezione della codifica come atto interpretativo, che sono secondo me anche questi appunto dati utili che mostrano in un certo senso un approccio un po' immaturo, ma più che immaturo, che insomma è anche comprensibile, un approccio ecco, diciamo parziale al digitale, che è visto proprio come uno strumento, solo magari uno strumento di analisi o di gioco, e non uno strumento di studio e di un modo per imparare nuove metodologie ecco, di studio. E l'altro aspetto che è stato valutato molto positivamente è stato quello di partecipare a un progetto di ricerca che avrà una ricaduta concreta e quindi appunto molti studenti che all'inizio del PCTO, quando si parlava delle aspettative, si dicevano insomma un po' poco fiduciosi perché spesso dicono questi lavori poi finiscono in niente, si sono poi alla fine insomma detti soddisfatti del fatto che il loro lavoro esiste, cioè effettivamente sono arrivati a codificare un capitolo e verrà poi appunto condiviso anche con altri studenti. Questo appunto è un aspetto interessante che sicuramente può essere utile anche per progettare attività future. Mi fermo, vi ringrazio tutte e tutti per l'attenzione e ho lasciato qui insomma la mia mail nel caso qualcuno poi volesse informazioni ulteriori o avesse bisogno di contattarmi. Ora interrompo la condivisione. Bene, ecco. Grazie.
Perfetto, grazie Beatrice, è stato estremamente interessante e credo che poi ci saranno varie domande, perché non vi è solo il progetto, ma anche proprio la percezione di come gli studenti percepiscono il testo digitale e il lavoro di lettura e interpretazione. Rachele Sprugnoli ci ha aiutato, io la ringrazio particolarmente perché si è appassionata al nostro lavoro di diffusione delle metodologie digitali per lo studio della letteratura, in particolare dei testi manzoniani, e in realtà la sua specializzazione è altra, e è un'esperta di Digital Humanities e partecipa a vari progetti di ricerca. In questo momento stai lavorando con l'Università Cattolica, un progetto IRC che ha a che fare sì sempre con i testi, però con testi latini, quindi chissà, magari poi qualcuno ti vorrà contattare per vedere la ricaduta didattica dei progetti con latino. Per adesso sarebbe molto bello quello. Per adesso stiamo su Manzoni e con ecco, bene, a te la parola. Grazie, Rachele. Grazie e grazie per avermi invitato. Appunto, io in realtà sono, diciamo, fungo da consulente esterna, ecco, rispetto al progetto. In questo momento lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore, appunto, in un progetto che riguarda il latino. Sono di formazione una umanista digitale e una linguista computazionale. Faccio anche parte del direttivo della UCD, che è l'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, quindi siamo l'Associazione Italiana di Digital Humanities. Oggi vi mostrerò l'utilizzo molto brevemente di Voyant, poi quando sarà disponibile a breve la sezione sul portale relativa agli strumenti, avrete modo anche di studiarlo in maniera più approfondita attraverso una serie di brevi video lezioni, e vi daremo anche la possibilità di utilizzare dei testi già pronti, sia dei Promessi Sposi come testo unico, sia diviso in capitoli, sia del Fermo e Lucia e della Ventisettana, di modo che potete poi lavorare in maniera autonoma su Voyant utilizzando questi testi. Vorrei fare però un breve cappello introduttivo per farvi capire perché Voyant è stato sviluppato e dove si colloca il suo sviluppo. Allora, tutti noi siamo abituati alla cosiddetta lettura da vicino, in inglese chiamata close reading, che è l'analisi critica del testo che pone attenzione più al particolare che al generale. Quindi che va a analizzare le singole parole, le singole frasi, i singoli sintagmi. È l'approccio che abbiamo imparato a usare nello studio dei testi fin da piccoli a scuola. Quello che ci porta a leggere un testo riga per riga, a sottolineare le parole, a scrivere commenti e note. Esattamente come faceva Manzoni, la professoressa prima ha parlato appunto dei libri postillati, e questo è un esempio appunto preso dal portale, da alessandromanzoni.org, dove appunto potete vedere anche le riproduzioni fotografiche dei manoscritti. E qui vedete che Manzoni ha effettuato un close reading, una lettura da vicino. Questa è la sua copia del saggio sull'intelletto umano del filosofo britannico John Locke, conservata alla Biblioteca Nazionale Bredense, e quindi poi anche in formato disponibile online. E vedete che lui appunto ha sottolineato, scritto ai margini, evidenziato delle parti. E quindi, diciamo, questo è il close reading. In realtà all'inizio degli anni 2000 Franco Moretti, professore di Stanford, insieme al suo gruppo di Stanford che si occupa dell'analisi critica letteraria, lo Stanford Literary Lab, ha cominciato a usare l'espressione distant reading in opposizione a close reading, quindi possiamo chiamarlo in italiano lettura da lontano, per indicare un approccio di analisi che punta più a creare una visione astratta del testo, passando dall'osservazione puntuale del contenuto testuale alla sua visualizzazione. Quindi ha una identificazione e rappresentazione anche grafica di caratteristiche globali e generali del testo, di un testo o di più testi. Questo tipo di studio del testo è uno studio a livello aggregato, che è reso possibile
attraverso, grazie all'uso di metodi digitali, computazionali e statistici. Quindi questo approccio ha avuto all'inizio molte critiche, perché l'idea era come se i suoi fautori avessero proposto di smettere di leggere i testi, perché basta comunque passarli attraverso un computer per avere un'analisi del testo. In realtà non è così, lo scrivono anche loro stessi. Qui ho fatto una traduzione, spero decente, di una parte del testo di Matthew Jokers, che è collega di Moretti allo Stanford Literary Lab, che ha scritto un libro, ma ha scritto tante cose su questo tipo di approccio. In particolare questo passaggio è tratto dal suo libro Macroanalysis, Digital Methods and Literary History. Jokers preferisce parlare di macroanalisi, quindi utilizza questo termine al posto dell'espressione distant reading, ma è la stessa cosa. E lui utilizza questo termine diciamo, riconiandolo da macroeconomia, cioè come per lo studio dell'economia, cioè sia la microeconomia che la macroeconomia, così per lo studio del testo letterario possiamo affrontarlo sia con una microanalisi che con una macroanalisi. Ma lui stesso dice che non suggerisce di archiviare la lettura da vicino o le letture, diciamo, critiche altamente interpretative, ma quello che suggerisce è un approccio misto, cioè il macro e il micro lavorano in tandem, comunicano tra di loro e puntano a avere come lo stesso obiettivo finale, quindi quello di rafforzare la comprensione della letteratura. Questi due metodi sono complementari perché in realtà l'approccio macro, quindi il distant reading, permette di rivelare delle informazioni sui testi che non sono disponibili, cioè non si riescono a catturare attraverso il solo close reading. Questo approccio misto tra close reading e distant reading lo trovate anche, diciamo, se andate a cercare poi su internet, anche sotto l'espressione di scalable reading, quindi una lettura scalabile di passaggio tra l'uno e l'altro. Voyant quindi viene creato e sviluppato proprio per quello, quindi è un ambiente web che permette di fare analisi sia puntuali sul testo, sia analisi a livello più astratto, e permette di fare tante visualizzazioni diverse del testo e delle ricerche che si fanno su di esso. Vedrete che è un tipo di strumento che alla base non ha complessità computazionali enormi, cioè non siamo qui a livelli di trattamento automatico del linguaggio molto complessi, e si fanno analisi soprattutto di tipo lessicale e statistica. Però questo permette, fa sì che sia estremamente facile da utilizzare e che sia anche indipendente dalla lingua, per cui si può applicare a testi di qualunque lingua. Il link principale è il primo che vedete, quello voyantools.org. Ovviamente con perfetto tempismo oggi hanno deciso di chiudere il server, quindi non è più accessibile perché devono fare manutenzione fino al 26. Quindi se qualcuno di voi vuole invece provarlo adesso, può provare il secondo link, che è un mirror, quindi un altro sito, gentilmente offerto da un centro di Digital Humanities in Sudafrica. Inoltre invece io per esempio me lo sono scaricato sul mio computer ed è semplicissimo, quindi per esempio anche nei vostri laboratori si può scaricare sul proprio computer e questo permette di essere utilizzato anche senza internet, che in alcune scuole si sa che non è che si abbia una grande banda, quindi permette di essere utilizzato comunque anche se non si ha una connessione internet, basta scaricarlo. A questo punto passo direttamente al tool. Una delle caratteristiche di Voyant è che potete caricare molti tipi di formati di file, quindi noi vi daremo attraverso il portale dei formati dei file di testo, ma per esempio contiene, non lo so, un OCR, per cui se date in input un PDF prova a fare un riconoscimento automatico dei caratteri. Oppure potete inserire una URL, quindi un link a un sito web, ed estrae il testo. Quindi ci sono molti modi per diciamo, utilizzare Voyant. Qui, per esempio, quello che vogliamo mostrarvi adesso è un esempio di applicazione in cui noi carichiamo ogni capitolo dei Promessi Sposi come un testo diverso.
Una prima cosa da scegliere quindi, e su cui per esempio può ragionare anche gli studenti, è il tipo di analisi che si vuole fare. Nel senso che se io carico come adesso ogni capitolo in un testo, in un file diverso, io poi questo mi permette di fare delle analisi comparative fra i vari capitoli, ognuno visto come un documento diverso. Altrimenti potrei caricare solo I Promessi Sposi come unico testo, o per esempio la versione del 27, la versione del 40 e la versione del Fermo e Lucia come tre testi diversi, in modo da fare delle comparazioni, dei confronti fra questi tre documenti. Lo carico e metto qualche secondo. E quello che vedete, non fate caso a questo errore che dipende da una piccola cosa che non ha nessun effetto particolare. Allora, vedete che c'è un'interfaccia divisa in cinque rettangoli. Ognuno di questi cinque rettangoli si chiama skin e contiene o del testo o una visualizzazione. Ognuna di queste può essere cambiata perché ci sono molte visualizzazioni possibili e molti tool possibili, per cui si può personalizzare. Si vede subito al centro, nella parte centrale, il testo, perché appunto qui non è solo distance reading ma anche close reading. Io posso leggere il testo e qualunque ricerca io faccia, questa si ripercuote, perché è in tutto interattivo, attraverso le varie skin. Vedete anche che siccome ho caricato ogni capitolo con un file diverso, vedete queste barre, ognuno ha un capitolo diverso, con un colore diverso e una altezza diversa a seconda del numero di parole di quel capitolo, per cui si vede subito, diciamo, una panoramica. L'altra cosa che emerge subito e salta subito agli occhi è questo che viene chiamato Cirrus, è una word cloud, una nuvola di parole, se ne vede spesso anche sui giornali, per esempio quando c'è stato anche il discorso di Draghi, no? Le parole più frequenti. Ora, quello che si nota è che le parole più frequenti, essendo più quelle più frequenti, in realtà non sono particolarmente significative, a parte Renzo. Vedete che qui, tra l'altro, passandoci sopra, vedo anche la frequenza, quindi viene menzionato 561 volte. La cosa che uno può fare, e anche questo è un interessante esercizio, è quella di inserire le cosiddette stop words, ovvero parole funzione, le parole che non vogliamo che appaiano in questa visualizzazione. Un punto importante: non è che se io aggiungo delle parole che non devono apparire qui, quelle spariscono dal testo o dalle altre ricerche che faccio, no, è solo che il Cirrus ha come scopo quello di mostrare immediatamente il contenuto, diciamo i temi principali, i contenuti principali del testo, e quindi è importante fare un po' di pulizia. La lista di queste parole funzione, quindi per esempio pronomi, articoli, avverbi, insomma comunque le classi chiuse fondamentalmente, è comunque modificabile e potete crearla voi, potete farla creare dagli studenti e potete sempre modificarla o eliminarla. Noi abbiamo già creato una lista, ne creeremo anche più di una a seconda dell'approccio che si vuole usare. Abbiamo proprio preso il testo di Manzoni, abbiamo contato le parole e messe in ordine di frequenza, abbiamo tolto tutte quelle più frequenti di una certa soglia e che facevano appunto parte di categorie grammaticali come appunto preposizioni, articoli, eccetera. E come si fa? Basta andare nelle opzioni e nella stop words fare copia e incolla della lista e salvarla. E qui si va a cambiare, ovviamente appunto ripeto, si può modificare la lista a seconda delle necessità. Questa, diciamo, sono quindi, tra l'altro si può aumentare la quantità di termini presenti nel Cirrus, e ogni parola all'interno di questo Cirrus è come un link, per cui se io clicco su Lucia, per esempio, mi viene visualizzata, evidenziata all'interno del reader che mi permette di leggere il testo,
e mi si modifica anche questo trends che praticamente fa vedere la frequenza relativa di Lucia all'interno del, del documento, cioè di tutti i testi. Se uno vuole, diciamo, analizzare, studiare un po' il contenuto del libro attraverso il Cirrus, è possibile perché posso scegliere di vedere il Cirrus per specifici capitoli. Per cui, per esempio, se io vado al capitolo 9 o 10, no, no, abbiamo il Gertrude, madre, monaca, eccetera, eccetera. Quindi si cambia subito il contenuto del Cirrus. Oppure, per esempio, il capitolo 12, quello dei tumulti, della carestia di Milano, quindi c'è pane, forno, folla, moltitudine, alla barbieri, grida, folla. E poi ovviamente andiamo verso i capitoli sulla peste, dove emerge ovviamente la parola peste, sanità, eccetera, eccetera. Siccome è ricco di strumenti, la difficoltà può essere quella di andare a trovare lo strumento giusto per l'analisi giusta. Per esempio, sempre per andare a lavorare su i contenuti dei capitoli, un'altra cosa molto interessante è qua nella zona summary, questa parte relativa alle distinctive words. Le distinctive words non sono per forza parole con alta frequenza, ma sono parole che hanno una frequenza più alta in quel capitolo rispetto a tutti gli altri capitoli. Quindi si nota anche qua subito che ci sono, appunto, capitolo 9 e capitolo 10, abbiamo Gertrude, Badessa, Monastero, Monaca, eccetera. Oppure il capitolo 12, alla Barbieri, Forno. Quindi questi non è detto, appunto, che siano parole particolarmente frequenti, ma la loro frequenza è superiore qua rispetto agli altri capitoli. E quindi sono parole distintive di quel capitolo. Ci sono poi anche informazioni statistiche interessanti, per esempio sulla lunghezza e numero di parole dei vari capitoli, per cui si può vedere il capitolo più lungo, il capitolo più corto, nonché sulla densità del vocabolario. La densità del vocabolario è il rapporto tra il numero di parole nel documento e il numero di parole univoche. Quindi abbiamo visto Renzi 561 volte, quindi quella è la frequenza generale, però poi lo contiamo una volta nel calcolo poi della densità. Per cui più il testo è complesso, quindi più parole uniche ha, più sarà bassa. Quindi, per esempio, il capitolo 0, quindi ci sono alcune più, diciamo, particolari con una densità più alta e altre con densità più bassa. Oppure anche il numero medio di parole per frase, anche quello cambia da capitolo a capitolo. Dicevo che essendo molto basato sul lessico, qui abbiamo appunto molti modi per vedere la frequenza delle parole. E non solo, anche questo è tutto interattivo, per cui se io clicco nella sezione dei contesti, io ho esattamente per quella parola che ho cercato, nel punto che ho cliccato, che era il capitolo 24, diciamo, il contesto in cui appare Lucia. Quindi Lucia con un po' di contesto destro e sinistro, contesto che voi potete scegliere come lunghezza. Inoltre tutto quello che fate qua potete poi scaricarlo in vari formati. Quindi, per esempio, posso scaricare questa ricerca che ho fatto di questi contesti in un formato testo per poi lavorarci di nuovo. Oppure posso scaricare le visualizzazioni come immagini, o posso addirittura scaricare l'HTML per andare a inserirlo in un piccolo sito didattico che posso creare. Dato che appunto le frequenze sono elementi importanti, ci sono vari modi per affrontarle. Un modo interessante è quello di creare delle categorie, cioè dei gruppi di parole che hanno qualche caratteristica che le accomuna. Non lo so, tutti i nomi propri di persona, quindi dei personaggi, o tutti i nomi propri di luogo, quindi relativi ai luoghi del romanzo. Per esempio, andiamo a crearne uno per i personaggi. E quindi qui, ora facciamo un esempio, ci mettiamo alcuni.
qui facciamo, abbiamo una lista e basta, dovete cliccare e trasportare, quindi il cosiddetto drag and drop. Perpetua, visto che la vedo, mettiamoci anche la perpetua, l'innominato, mettiamo anche l'innominato ovviamente, e poi salvo e confermo. Questo mi permette di fare delle ricerche più veloci, cioè invece di cercare ogni personaggio che ho messo nella categoria come personaggio singolo, io ho una piccola sintassi che si impara velocemente, che è questa, quindi simbolo tipo cappelletto, uncino, et, e poi il nome della categoria. Qui è come se avessi fatto quelle ricerche singole, ma le faccio tutte insieme. Quindi si vede l'andamento della menzione dei personaggi all'interno del romanzo. Se io poi posso focalizzarmi solo su alcuni, semplicemente cliccandoci sopra, questi spariscono, come se io li nascondessi per un momento. Mi sono scordata Lucia. Se posso anche tornare indietro a chiamare. Lucia, giustamente. Quindi, per esempio, voglio andare a vedere l'andamento dei personaggi principali, quindi Renzo e Lucia, perché per esempio possiamo vedere che ci sono dei capitoli iniziali in cui appaiono insieme, poi c'è più Renzo, poi c'è più Lucia, poi si alternano per poi ritornare insieme alla fine. Questo è un modo, come vi dicevo ci sono altri modi interessanti per lavorare a livello di frequenza, per esempio consiglio di usare per esempio il Bubble Lines. E qui faccio, allora, tanto rimuovo questi, che sono, le fa in automatico queste visualizzazioni in base alle parole più frequenti, e rifaccio la stessa ricerca. Qui la differenza qual è? Che invece di farmi vedere, un numero e con un picco, mi fa vedere anche la posizione, in maniera astratta sempre, la posizione di quella menzione di personaggio all'interno di ciascun capitolo e anche la frequenza. Quindi per esempio ci sono dei capitoli, tipo il capitolo 2, che è il capitolo più ricco di personaggi, perché ne appaiono almeno quelli nominati con un nome proprio, quindi abbiamo Renzo, Abbondio, Lucia, la Perpetua e Rodrigo, ora poi avessimo completato la lista sarebbe stata più ricca. Comunque appunto si può vedere anche chi è, in quale punto, se ci sono dei pattern ricorrenti nella menzione dei personaggi. E di nuovo, ovviamente, se posso anche decidere di nascondere qualcuno o di rimuoverli, e poi posso vedere se ci sono dei titoli di tratto solo a un personaggio o solo a un altro o a un mix di. L'ultimo esempio che vorrei fare riguarda un altro tool all'interno di questo Voyant, che si chiama Collocate, e mostra le parole che appaiono nell'intorno di una parola che stiamo cercando. Per esempio, per fare una ricerca per stretta di contesti, cerco subito la parola accanto a un'altra parola finita. Per esempio, voglio vedere se ci sono delle caratteristiche diverse, dei modi diversi di caratterizzare Renzo. Quindi cerco Renzo e mi trova tutte le parole che sono accanto a Renzo. Quindi abbiamo molti modi in cui Renzo interagisce parlando queste cose. E poi ci sono molte azioni, no? Rispose, rimane, entrò, prese, andò, votò. Insomma, ci sono molti, è un personaggio che si muove. Se invece io faccio la stessa ricetta su Lucia, vediamo delle caratteristiche diverse, successive, trasalendo, di, quindi un pochino così, sospirò, sperava, quindi una caratterizzazione del
funzionato, le persone sono riportati, parecchi diversi. Questo giusto per darvi un'idea, è ricco di skin, quindi di modi di vita diverse, si possono fare ricerche complesse, anche non solo in una parola sola, ma in parole, insieme di parole a una certa distanza dall'altro, quindi diciamo permette molto, molta possibilità e permette sempre di andare a vedere nel course reading il contenuto del testo, quindi non sono solo visualizzazioni assistite, sempre anche qui è tutto di nuovo collegato alle altre, se io clicco li abbiamo a Bondio, abbiamo le colloqui a Bondio, abbiamo le test che sono fare a Bondio, abbiamo le frequenze a Bondio all'interno. E ripeto che tutto questo verrà in alcune lezioni all'interno del portale, vi daremo a posizione test testo semplice da caricare e anche la alla curiosità. Anche io ho la mia mail eccoci, grazie. Grazie Rachele, è stata una presentazione interessantissima. Io credo che molti dei partecipanti, molti degli insegnanti abbiano pensato, speriamo che Rachele realizzi questi video al più presto, perché tu ci hai fatto vedere la ricchezza di questa strumentazione. E in effetti come la lettura da vicino non sia antitetica alla lettura da lontano, siano veramente due letture complementari, perché il distant reading permette di avere il cannocchiale, invece il close reading ci permette di avere la lente di ingrandimento. Dal mio punto di vista il problema magari è che cosa chiedere al testo, cioè mettersi e domandarsi quali informazioni voglio studiare, voglio approfondire. Cioè, la domanda di ricerca ovviamente è sempre quella da cui parte tutto e da lì dipende anche la scelta dello strumento, perché ovviamente Voyant ha tanti pregi ma non è che copre tutte le possibilità, per cui no, anche lì però, appunto è importante capire anche le potenzialità e ciò che non fa uno strumento per sapere se è adatto a rispondere alle proprie domande. Infatti la tua formazione linguistica emerge nella presentazione che ci hai dato, perché ci fa vedere la ricchezza di questo lavoro, non solo in chiave di letteratura, quindi di studio del testo letterario, ma anche in chiave di studio della lingua, perché la panoramica, per esempio, della dimensione verbale legata ai personaggi dà una ricchezza di lessico che è straordinaria, è un modo di leggere Manzoni trasversale, di leggerlo, di rileggerlo, di attraversarlo. Anche di più facendo il confronto fra le versioni, come abbiamo visto, abbiamo fatto delle prove con Beatrice, anche ovviamente lì emerge lunghezza, complessità del testo, eccetera, ovviamente si vede il lavoro, no, fatto da Manzoni. Assolutamente, nel corso tra l'altro tempo. Io credo che per Voyant, come per questi altri strumenti, si tratti solo di cominciare a impratichirsi, cominciare ad usarli esattamente come abbiamo fatto con tutti gli strumenti che in questo anno abbiamo imparato tutti ad usare e che all'inizio erano così ostici. Io mi ricordo la prima volta che mi sono collegata in Teams, mi sembrava di dover fare una specie di allunaggio e ora invece ci sembra tutto molto naturale. Segnatevi tutte le domande, non so Giulia se vuoi commentare, dire qualche cosa su questo. Erano tutte e due le relazioni interessanti, quella di Beatrice è interessante anche dal punto di vista appunto della percezione degli studenti, cioè
del fatto che la loro competenza informatica è una competenza passiva. Noi diciamo che sono dei nativi digitali, ma spesso sono dei nativi digitali passivi, no? esattamente come per la lingua parliamo di competenza passiva e non di competenza attiva. Loro utilizzano questi strumenti come fanno con la lingua, senza interrogarsi in maniera diciamo strutturata, come sempre più spesso si colgono delle difficoltà nell'analisi logica, nell'analisi del periodo. E così è con questo a maggior ragione, perché un conto è l'uso del videogioco o della chat, un conto è progettare e utilizzare degli strumenti strutturati logicamente, e quindi, come abbiamo detto per il portale, ma anche per tutti questi strumenti, ci sono delle persone che si sono interrogate sulle funzioni metalinguistiche, no? E hanno elaborato delle strutture atte a rispondere alle esigenze. Quindi da un lato c'è questo aspetto. Io penso che uno strumento di questo genere, come quelli di Wayan Tools che ci ha mostrato Rachele, possa servire a fare anche, a dare uno stimolo di riflessione sulla differenza tra essere degli utenti e essere dei, mi viene da dire, dei cittadini. Certo, perché vuol dire leggere il testo digitale con consapevolezza e percepirlo non diversamente dal testo letto. Anche nei commenti mi immagino che appunto bisognerà accompagnare molto questi studenti, perché Beatrice, diciamo, con grande spirito ottimistico dice: insegnare la profondità storica dei commenti, a percepire la differenza fra il commento di Petrocchi e il commento, ecco, diciamo, è molto molto affidato agli insegnanti questa comunicazione della storicità dei testi, ecco. Sì, Lucia ha alzato la mano, se vuole intervenire. Questa pausa che ci siamo prese di discussione per poi passare alla relazione di Ersilia, che conclude un po' la nostra carrellata, e poi magari dopo la relazione di Ersilia possiamo proprio discutere un po' tutte insieme, però visto che Lucia ha alzato la mano... Posso anche dire dopo, una brevissima... Vai. La mia osservazione era proprio velocissima riguardo, molto interessanti queste due esposizioni. Su quella di Beatrice, diciamo sul questionario di monitoraggio, premetto che io non ho parlato ancora con i miei alunni, quindi non so se abbiano risposto, ma chiederò. La questione, risposta sulla utilità di questo lavoro per l'interpretazione del testo, secondo me non va intesa negativamente. Lì molti avevano detto che hanno risposto che non hanno trovato questo lavoro molto utile per l'interpretazione del testo, però va ricordato che il lavoro che loro hanno fatto è sul paratesto, non sul testo di Manzoni, quindi in realtà è difficile per uno studente di liceo che lavora poi proprio su una minima porzione di paratesto e fare insomma il collegamento da qui a una interpretazione del testo, quindi secondo me non è un dato negativo, credo, però appunto mi riservo poi di verificarlo parlando con gli studenti, tuttavia mi pare che sia un segno tutto sommato anche di consapevolezza, diciamo che è stato un primo assaggio di lavoro che loro hanno fatto e si sono resi conto comunque forse che non è un lavoro così significativo per arrivare a incrementare, a migliorare, a approfondire la interpretazione del testo. Quindi secondo me è un segnale positivo, ecco, volevo dire solo questo. Ma infatti io credo che vada interpretato in questo senso e faccio notare che per lo studente in questa fase è stato un lavoro abbastanza meccanico, anche perché noi non abbiamo la piattaforma
E quindi lo studente lavora sul testo senza sapere poi come concretamente questi commenti si presenteranno, perché altro è marcare il testo e consegnarlo alla responsabile, la propria docente, la coordinatrice che è Beatrice Nava. Altro è vedere una piattaforma come potrebbe essere il Dante d'Arzmouth. Adesso metto il link, lo conoscerete già tutti, ma se ci fosse anche un insegnante che non lo conosce, vale la pena di condividerlo, e dove automaticamente la parte interpretativa è ovvia, è immediata, perché leggi il testo, puoi vedere un commento antico, puoi vedere un commento cinquecentesco, puoi vedere un commento moderno. Allora, la marcatura, quando ci fosse la piattaforma in cui inserirla, forse anche per gli studenti diventerebbe, come dire, fare un pezzettino di un lavoro generale. Però, essendo il primo ciclo e ora il secondo, abbiamo voluto subito con questo questionario capire quali erano le risposte, anche per correggere il tiro della nostra proposta. Insomma, è un lavoro collettivo che stiamo facendo, e Lucia ci ha aiutato moltissimo a renderlo reale, perché non era facile pensare a un progetto in cui coinvolgere gli studenti in un'attività che in fondo è molto meccanica, quindi... però insomma, poi dopo magari ci torniamo, e io darei la parola ad Ersilia Russo, perché prima Rachele ha ricordato quanto Wayan Tools sia utile anche confrontando le due redazioni dei Promessi Sposi, e quindi permetta di poter fare delle ricerche anche al testo letto nella sua storia, letto nella sua diacronia. Ecco, il progetto che presenta Ersilia Russo, che è nato nel 2015, quindi che ormai ha alcuni anni, era scaturito proprio dalla collaborazione con Fabio Vitali e Francesca Tomasi. Al tempo non vi era ancora il DARC, cioè il Digital Humanities Advanced Research Center dell'Università di Bologna, ed era proprio nato per dare uno strumento di lettura prima di tutto e poi di studio di un testo, abbiamo scelto i Promessi Sposi perché era un testo esemplare che avesse avuto due redazioni importanti. Io lascerei la parola a Ersilia Russo, perché Ersilia, che sta svolgendo un dottorato di ricerca all'Università di Firenze, si è dedicata sin dal tesi magistrale a studiare le forme idiomatiche dei Promessi Sposi, le locuzioni, cioè proprio quello scoglio che per Manzoni ha comportato la lettura, la postillatura del vocabolario della Crusca, dei testi di lingua, per trovare le parole giuste per fare parlare soprattutto i parlanti umili, quelli il cui linguaggio sarebbe stato realisticamente dialettale, ma non poteva essere dialettale perché sennò nessuno avrebbe capito il romanzo, e quindi diventa una lingua analogica e poi sempre più toscana. Ecco, Ersilia, io se c'è, se Sì, ci sono. Bene, perfetto. Tu puoi condividere subito il tuo schermo e presentarci Filo Editor anche in alcuni aspetti più specifici, perché Filo Editor è uno strumento da poter usare così da un punto di vista esterno o anche autenticandosi e lavorando e partecipando direttamente alla marcatura. Prego Ersilia, grazie. Si vede correttamente lo schermo? Ok, perfetto, grazie. Ecco, vorrei oggi presentarvi questo progetto che la professoressa ha già introdotto, Filo Editor. Innanzitutto parlando appunto, diciamo, delle sue caratteristiche, ecco, tipologiche, e poi facendovi vedere anche quello che si può fare concretamente con questo strumento appunto a scuola. E come la professoressa ha già accennato, il progetto è nato nel 2015 ed è entrato a far parte successivamente nel DARC, che insomma è il luogo dove ora è conservato. Ovviamente virtualmente, il DARC, cioè il centro di ricerca di informatica umanistica di Bologna,
come già la professoressa ha ricordato, i responsabili scientifici del progetto sono appunto la professoressa Italia, Francesca Tomasi, che è professoressa di informatica umanistica, e Fabio Vitali, professore di informatica sempre a Bologna. E le diverse competenze, ecco, che già caratterizzano i responsabili scientifici e poi anche i diversi collaboratori che hanno messo mano alla piattaforma, sottolineano l'interdisciplinarietà di questo progetto, che chiama in causa sia appunto una parte informatica che invece una strettamente letteraria e filologica. E questo sito, questa applicazione web sarà appunto integrata, come è stato già ricordato, nella sezione strumenti del portale alessandramanzoni.org. Innanzitutto di cosa si tratta, cos'è FiloEditor? FiloEditor può essere considerato uno strumento, un'infrastruttura digitale che è liberamente accessibile online, è un dato insomma molto positivo, e che si caratterizza per due funzionalità, cioè svolge due funzioni. La prima è quella che appunto permette di rappresentare la diacronia dei testi, evidenziando ovviamente i cambiamenti di questi testi, che per il caso dei Promessi Sposi si tratta appunto di varianti, e nello specifico varianti d'autore. E questa operazione è possibile perché la piattaforma utilizza un software di versioning che permette la gestione di versioni multiple di uno stesso documento, e quindi questo processo avviene in modo totalmente automatico e svolto appunto dal software. La seconda caratteristica di FiloEditor è che permette di catalogare appunto le varianti che il software ha individuato automaticamente attraverso una marcatura appunto manuale che l'utente svolge manualmente applicando appunto ad ogni variante la corrispondente categoria. È appunto interessante questo approccio perché permette all'utente di interagire direttamente con la piattaforma e ovviamente con il testo dei Promessi Sposi. E appunto, come è stato già ricordato, già all'indomani della pubblicazione della seconda edizione dei Promessi Sposi, risultava interessante, ecco, confrontare le due edizioni a stampa, vedere cosa era cambiato. E questa è la prima edizione raffrontata, così insomma vengono chiamate le edizioni di comparazione delle due edizioni a stampa dei Promessi Sposi, e curata da Riccardo Folli, pubblicata nel 1877, quindi pochi decenni dopo l'uscita dell'ultimo volume, dell'ultima edizione dei Promessi Sposi. In questa edizione si può leggere il testo della quarantana e le varianti della ventisettana sono interlineate. Questa è soltanto la prima delle edizioni comparate, e appunto anche Petrocchi ne ha curata una, appunto dei Promessi Sposi, e Lanfranco Caretti nel 71 poi ha pubblicato quella che diciamo per noi è quella di riferimento. FiloEditor in qualche modo ripropone, ecco, questa visione diacronica del testo, però appoggiandosi, potendo beneficiare quindi di una serie di caratteristiche che sono tipiche dell'ambiente digitale, che consistono nella capacità di rappresentare il dinamismo, la variabilità dei testi in una maniera più concreta e sicuramente insomma rappresentativa. L'iconicità dell'ambiente digitale, che permette appunto di utilizzare una gamma di marcatori tipografici e cromatici sicuramente più significativa di quella possibile sul cartaceo, e l'elemento dell'interazione appunto con il testo, cioè di appunto processo di intervento sulla piattaforma e quindi anche sul testo, e per FiloEditor si tratta appunto di marcare le varianti del testo dei Promessi Sposi. E un'altra caratteristica che è diciamo possibile in FiloEditor è quella dell'interoperabilità, perché FiloEditor propone un testo in HTML, ma l'edizione di studio può essere scaricata, esportata anche in XML TEI. Sulla piattaforma i testi delle due edizioni possono essere fruiti secondo tre modalità diverse. Nella modalità lettura i testi possono essere letti integralmente nella loro singolarità, nella loro autonomia. Nella modalità varianti invece appunto i due testi vengono comparati automaticamente ed evidenziate appunto le varianti. Nel laboratorio avviene appunto il momento di interazione e l'utente può marcare qui finalmente le varianti.
L'edizione che viene fuori dal lavoro di marcatura appunto delle varianti è stata definita dinamica analitica, perché tende appunto ad unire questi due elementi, diciamo, solitamente successivi a livello temporale di studio del dinamismo del cambiamento dei testi e quello invece più analitico e interpretativo, che vuole appunto approfondire i motivi di quelle modifiche. L'edizione dinamica analitica appunto tende quindi a fare uno studio di tipo qualitativo, cioè interpretare insomma i motivi per cui certi fenomeni si sono succeduti nella correzione, nella variazione di un testo, dando appunto la misura del lavoro complessivo dell'autore su quel testo. Per l'editor è possibile anche compiere uno studio quantitativo di quelle stesse tendenze correttorie, infatti è presente una funzione statistica che permette l'estrazione, l'elaborazione di dati aggregati e infatti per quanto riguarda un prototipo di edizione che è presente sul sito del primo capitolo dei Promessi Sposi è stato notato proprio da un punto di vista quantitativo come la maggior parte degli interventi di correzione da parte di Manzoni non riguardino la fiorentinizzazione del testo che di fatto comunque è presente in modo pervasivo, bensì l'abbassamento dello stile del registro linguistico. E quindi appunto tutto rientrando nell'ottica di adeguamento, diciamo, della lingua scritta a una forma meno, in qualche modo, meno letteraria, più vicina all'oralità. E nella parte di laboratorio si possono intraprendere anche dei percorsi di tipo specialistico, ad esempio, non so, approfondendo appunto una o più categorie che sono presenti già sulla piattaforma. E, sul sito adesso appunto è presente un'edizione di studio che marca, individua tutte le locuzioni idiomatiche del romanzo, perché appunto queste locuzioni idiomatiche perché hanno, diciamo, sono centrali nella formazione della lingua del romanzo, sia da un punto di vista strettamente, diciamo, formale, linguistico, ma anche da un punto di vista ideologico. E dal punto di vista formale perché le locuzioni idiomatiche, che, diciamo, possiamo considerare come le frasi fatte, i modi di dire, sono espressioni estremamente convenzionali, quindi che appunto il parlante conosce esclusivamente se conosce già quella lingua. Quindi Manzoni spesso nel processo di scrittura del testo si trova in difficoltà nell'utilizzare appunto queste strutture linguistiche. Questa difficoltà emerge anche nei suoi scritti linguistici, nell'epistolario o anche ad esempio nel lavoro di ricerca che svolge appunto sui testi già citati, sui vari postillati, sui vocabolari come appunto quello della Crusca o del Cherubini. Il valore ideologico di queste locuzioni sta nella volontà di volerle inserire da parte del Manzoni per adeguare appunto la lingua scritta a una lingua più colloquiale o comunque più vivace, più concreta. L'importanza, ecco, di una valutazione temporale di queste locuzioni è significativa perché nella casistica che appunto abbiamo individuato si possono notare quelle linee di tendenza che in qualche modo rispecchiano i cambiamenti di prospettiva teoretica appunto da parte del Manzoni. Quindi ad esempio ho riportato qui degli esempi che risalgono alla prima minuta dei Promessi Sposi, al Fermo e Lucia, ma lo stesso discorso forse un po' più parziali riguarda comunque i cambiamenti che ci sono tra le due edizioni a stampa. Comunque in alcuni casi appunto le locuzioni vengono conservate sin dall'inizio, è il caso appunto del primo esempio, essere un buco nell'acqua, altrove invece queste locuzioni vengono sostituite da verbi, cioè, da unità lessicali minori, quindi in questo caso da un verbo semplice. Il caso proprio interessante è quello dell'inserimento e appunto questa prospettiva rientra nella volontà di appunto inserire queste strutture per creare una lingua più vivace e concreta. L'inserimento delle locuzioni avviene in modo massiccio a livello della seconda minuta, ma questo non toglie che possono entrare appunto successivamente, come il terzo caso qui: a me non me ne viene nulla in tasca,
con anche una ridondanza pronominale che sostituisce invece una frase libera, a me non importa nulla. L'ultimo caso ovviamente è quello della toscanizzazione nel passaggio tra sposi promessi e promessi sposi del 27 o della fiorentinizzazione invece per il passaggio linguistico tra ventisettana e quarantana, diciamo è appunto significativo del lavoro svolto di Manzoni sulla lingua. Nell'ultimo esempio non veniva a taglio e non veniva in taglio, ecco, il cambiamento sembra diciamo minimo perché si tratta di un cambiamento a livello di preposizione, ma in realtà per compiere questo cambiamento Manzoni ha chiesto alla sua istitutrice Emilia Luti diciamo, il permesso di farlo, comunque si è informato su quale forma fosse in vigore a Firenze, di questo appunto abbiamo testimonianza in uno dei biglietti che Manzoni scambiava con lei. E quindi Filo Edito rientra in quest'ottica di voler rappresentare appunto la variazione, una variazione che non avviene quindi esclusivamente a livello delle singole parole, delle unità lessicali minime, ma anche a livello ecco, sintattico e fraseologico, e questo è soltanto un esempio ecco, di percorso specialistico che si può intraprendere con le categorie di Filo Editor. In questa ultima slide ecco, ho ripercorso diciamo, le caratteristiche di Filo Editor, le caratteristiche che Filo Editor potrebbe assumere appunto in un contesto scolastico, ricordando che la piattaforma è stata più volte sperimentata a livello proprio didattico in alcuni corsi appunto universitari di letteratura e filologia italiana e informatica umanistica. E ha avuto anche una sua sperimentazione in una classe appunto liceale. Filo Editor innanzitutto appunto rientra nella volontà di digitalizzare appunto la didattica e usare strumenti disponibili sul web che però appunto siano validi e certificati, perché appunto Filo Editor conserva dei testi autorevoli per quel che riguarda appunto la correttezza testuale. E appunto diciamo gli permette di usare uno strumento digitale anche a chi appunto è nativo digitale, però appunto questa piattaforma è estremamente semplice da usare. Rientra anche nell'ottica di una didattica attiva e partecipativa, cioè lo studente nel laboratorio deve intervenire sul testo, diventando appunto costruttore della sua stessa conoscenza, affiancato ovviamente dalla guida del docente. È appunto uno strumento che assolutamente non sostituisce appunto uno studio diciamo tradizionale teorico, ma lo affianca in una maniera anche più pratica, anche di messa in atto appunto di quello di quanto studiato in teoria. Bisogna considerare anche che le categorie di Filo Editor si possono adattare ai livelli di istruzione e percorsi di studio che si vogliono intraprendere. I promessi sposi, come vedremo dopo, sono state scelte categorie linguistico-filologiche data la natura del testo, ma appunto questo non toglie che su Filo Editor potranno essere inserite categorie diverse, non so, narratologiche o che approfondiscano lo studio del sistema dei personaggi e così via. E l'ultimo elemento che diciamo forse è il più importante, racchiude un po' gli altri, è quello di Filo Editor come possibilità ecco, di introduzione alla filologia, non nel senso di disciplina scientifica, ma di metodo filologico. Diciamo, il valore aggiunto di Filo Editor è che vuole proprio spingere alla trasmissione della consapevolezza appunto della variabilità dei testi e soprattutto a una testualità consapevole, cioè il fatto che appunto gli studenti si dovrebbero iniziare a chiedere che tipo di testo appunto stanno leggendo, se quel testo è autorevole, soprattutto
appunto di testi disponibili online, quale storia ha avuto quel testo e quali insomma soggetti sono intervenuti nella sua trasmissione. E ovviamente appunto l'ultimo elemento è quello della comprensione della variabilità del testo, cioè che un testo non è qualcosa di immobile, fisso nel tempo, non è un testo dato, ma è diciamo un frutto di un processo, di un'approssimazione. E ora andrei direttamente a mostrare la piattaforma, e questa è la pagina principale in cui si possono trovare le prime indicazioni sul progetto. Nell'introduzione appunto ci sono le istruzioni di navigazione sul sito, anche per ciascuna modalità di accesso ai testi, e sono presenti anche dei video tutorial che mostrano come usare al meglio la piattaforma. Nelle opere sono presenti appunto le opere ospitate dalla piattaforma, che sono appunto I Promessi Sposi e anche Le avventure di Pinocchio. Per quanto riguarda I Promessi Sposi, ecco, sono presenti le due edizioni, la 27ana e la 40ana. In fondo alla pagina troviamo i criteri di edizione, per quel che si diceva appunto sull'affidabilità dei testi. Filo Editor dichiara di aver seguito i testi di riferimento per quel che riguarda appunto I Promessi Sposi, che sono quelli curati da Nigro nel 2002, ed è presente anche una nota al testo, una nota filologica, che dichiara gli interventi che sono stati portati avanti e coinvolti appunto nella revisione del testo. E da questa pagina si può accedere alla modalità lettura di ciascuna edizione semplicemente cliccando sul bottone blu. Il bottone rosso invece porta alla parte di confronto tra le due edizioni. Io andrei a vedere il primo capitolo della 27ana. Questa appunto è la modalità lettura, che dispone il testo sull'intero schermo. Da qui è possibile poi cambiare anche appunto edizione, passare da un'edizione all'altra, scorrere appunto l'indice, compiere ricerche testuali e consultare anche i metadati dell'edizione per ricostruire appunto chi è intervenuto sul testo e cosa ha fatto. Nella varianti, appunto, questi due testi vengono confrontati, le varianti della 40ana vengono poste in interlinea, si può scegliere di disporle anche all'interno del testo, e appunto questi elementi dell'indice, della barra di ricerca, i metadati rimangono inalterati. Si aggiunge però un box, che è quello appunto delle varianti. Questa tipologia di categoria riguarda più che altro il metodo di correzione di Manzoni. Cioè appunto tutte quelle operazioni manuali che Manzoni ha compiuto rivedendo il testo della 27ana. In questo caso appunto sono l'inserimento, la cancellazione e il cambiamento nell'ordine delle parole, e queste categorie sono inserite automaticamente appunto nella piattaforma quando individua appunto degli inserimenti o delle cancellazioni e così via. Ora passerei appunto al laboratorio. Per accedere al laboratorio bisogna effettuare il login. E nel laboratorio compaiono altre categorie diciamo più interpretative, che vogliono indagare le strategie e le ragioni che ci sono dietro le correzioni, le varianti. E appunto per I Promessi Sposi si è fatta una scelta più strettamente appunto linguistica, quindi andava ad indagare il criterio con cui Manzoni ha corretto la lingua, cioè appunto volontà di adeguare la lingua scritta a un registro più informale, la volontà di eliminare magari residui, lombardismi dal testo, oppure appunto la volontà di fiorentinizzare il testo e così via. Per marcare il testo nel laboratorio è estremamente semplice, perché l'utente interagisce esclusivamente con la piattaforma, e appunto per marcarlo basta cliccare sulla variante e sulla categoria relativa. Appunto in questo caso si tratta di una variazione a livello di interpunzione. O per esempio nel caso di un troncamento, questo può essere definito come fiorentinismo, e rientra diciamo nei fiorentinismi. Oppure la famosa costiera dall'altra parte, che corrisponde a una volontà di abbassare il livello di lingua. L'edizione poi può essere salvata
come nuovo se appunto è un nuovo documento, o salva se invece si tratta di una modifica di un documento preesistente. L'edizione finale, diciamo un'edizione completa, dovrebbe essere appunto, dovrebbe sembrare come questa. E si vede già a colpo d'occhio come le varianti colorate di viola siano maggioritarie. E infatti, se andiamo nello strumento delle statistiche, notiamo che l'abbassamento linguistico è la categoria con maggior numero di interventi. E l'ultima informazione è che appunto questo testo, codificato come HTML, può avere una sua esportazione in TEI, quindi appunto garantisce l'eventuale interoperabilità che appunto l'utente vuole mettere in pratica. Io insomma avrei finito qui. Sì, Ersilia. Aspetta che forse sento un ritorno di microfono. Anche questo strumento credo che possa essere veramente visto come una novità da tutti i punti di vista che tu hai presentato, sia metodologica, di riflessione sul testo, di lettura diacronica dei Promessi Sposi. Un'informazione importante è che anche su Filo Editor ci saranno degli altri video tutorial, cioè c'è già un video che è stato inserito dentro la piattaforma stessa, ma quando il lavoro di marcatura delle locuzioni che Ersilia sta svolgendo per il suo lavoro di ricerca di dottorato sarà completo, saranno inserite anche le locuzioni, in modo tale da avere una modalità di laboratorio non solo da effettuare, ma proprio da vedere. Il lavoro di marcatura però può essere fatto anche in modo molto semplice, cioè autenticandosi e magari proponendo alla classe un lavoro di individuazione di alcune singole specifiche categorie di varianti da identificare, sulle quali poi riflettere. Quindi anche in questo caso lo strumento andrà studiato, bisogna un po' impratichirsi per cercare di capire qual è il modo migliore per poter lavorare nella classe. E la presentazione di oggi è anche un po' uno stimolo a darci delle idee, a presentarci magari nel corso del prossimo anno, quando porteremo avanti questi progetti di didattica su Promessi Sposi, le vostre esperienze per inserire all'interno del portale anche proprio dei modelli, delle linee guida, degli esperimenti per suggerire agli studenti e agli insegnanti il modo migliore per usare lo strumento, che come avete visto dà tantissime possibilità, non solo la lettura ma la marcatura e l'estrazione anche di dati. Ora Ersilia ha fatto vedere l'estrazione in tabella, ma c'è anche la possibilità di vederla con i diagrammi. Quindi mettendo sempre insieme l'elemento quantitativo e qualitativo e la riflessione anche dello studente sull'applicazione di strumenti di statistici, che è un'altra delle competenze che secondo me sono fornite dall'uso di questi strumenti di Digital Humanities. Dunque, siamo alle 6:30, la nostra presentazione è terminata per quello che riguarda così l'illustrazione. Ora, posso fare una domanda a Ersilia? Certo. C'è la possibilità di marcare la stessa cosa con due valenze diverse? Cioè in genere l'espunzione del lombardismo si accompagna all'introduzione del fiorentinismo e all'abbassamento lessicale. Quindi cosa succede quando si verifica questo? L'overlapping delle marcature è possibile soltanto tra la categoria delle metodologie e quella insomma delle categorie interpretative. Ecco, nel caso invece di affidare due categorie interpretative alla stessa variante non è possibile, perché a quel punto interviene appunto un tag che cambia il colore del fondo della parola, quindi sarebbe una stessa pagina marcando con le categorie espunzione di lombardismi, e poi si rifà un'altra pagina con
inserimento di toscanismi, questo è possibile. Sì, questo te lo... Se le fai, se le confronta e vede dove gli elementi interagiscono, perché per dire in Manzoni, sulle categorie del lombardismo, che cosa fa Manzoni? In genere, ma già nel passaggio dal fermo al 27enne, le sostituisce quando trova delle espressioni toscane. Se non le trova, in qualche caso lo mantiene dicendo come pensava Renzo, come si dice in milanese, ma spesso le elimina. Quindi lombardismo è o eliminato o sostituito o abbassato, no? E se uno si fa più pagine contemporaneamente, vedrà che queste cose spesso coincidono, perché ovviamente l'una sostituisce l'altra. Quello che fa adesso il sistema è in automatico mostrare con il colore del carattere, quindi con questo elemento grafico e visivo, il modo della correzione. E la marcatura è stata invece quella col fondino colorato, è stata presentata solo per alcuni capitoli. Il gioco tra colore del carattere e fondino e la possibilità di quindi sovrapporre due modi diversi di marcatura, diciamo che risolve un problema che con la marcatura TI, come sai, è un problema insolvibile, cioè che se tu marchi un elemento con una determinata categoria, per marcarlo con un'altra categoria devi annidare i marcatori. Invece con Filo Editor abbiamo diviso i due livelli, le metodologie di correzione e le categorie. A volte le categorie sono legate strettamente le une con le altre, però la soluzione che tu proponi è quella da sperimentare. Ovviamente quando ci si impratichisce con lo strumento, secondo me possono magari emergere anche degli altri modi di poterlo usare o delle correzioni al sistema. È per questo che, diciamo, questa nostra presentazione serve anche per stimolare gli insegnanti a usare lo strumento, a vederne gli elementi positivi, le criticità, a darci suggerimenti, come in tutti gli strumenti digitali, come anche nel portale e per Voyanda, eccetera. Ma io penso che abbia una grande utilità e che l'utilità possa essere anche quella di cercare le categorie grammaticali. Adesso certo, siano ancora dei professori presenti, ma insomma il nostro grande cruccio all'università è di avere ora studenti che appunto non hanno delle competenze minime in termini di analisi logica del periodo, totalmente, a volte anche analisi grammaticale, cioè. Capita che non riconoscano e non distinguano un avverbio da un aggettivo, un sostantivo, il soggetto non lo trovano. Cioè, quindi io penso che forse, io addebito questa cosa al fatto che non si studi il latino, ma diciamo questo è un mio pensiero retro. Ecco. Ma forse, visto che indietro non si torna mai e si deve sempre andare avanti, questi strumenti possono essere un'induzione al recupero delle categorie grammaticali, logiche, sintattiche attraverso una via diversa, che gli fa sembrare un po' un gioco e attrae di più che quei libri grigi che avevamo noi alle medie, con i quali però alla fine la grammatica magari si studiava, però questo è un altro però, discorso. Qui bisogna sentire un po' gli insegnanti e io penso che francamente bisogna che si crei un patto stretto fra università e scuola, molto più stretto di quanto è attualmente, perché dobbiamo metterci insieme a capire come fare, cioè come riuscire a portare questi studenti a un livello normale, insomma. Certo, no? Certo, per poter poi far stare meglio. Bravissimi,
è un crollo di competenze veramente pazzesco. Sì, ma questo infatti immagino che gli insegnanti lo sperimentino sempre a ritroso, cioè quindi delle scuole superiori rispetto alle, alla scuola di formazione secondaria di primo grado e insomma poi ancora indietro. Sì, però stiamo continuando, noi diciamo questi arrivano dal liceo, non sanno niente, loro vengono dalle medie, vengono dalle elementari, vengono dall'asilo, da qualche parte dobbiamo cominciare. Ma infatti questa... Assolutamente. Dunque, noi abbiamo pensato di dedicare l'ultima parte del nostro pomeriggio proprio a una specie di consulenza sportello, oltre alla, alle domande in generale o alle vostre osservazioni, cioè se qualcuno, per esempio, che è presente ha voglia di fare qualche intervento sopra l'uso di questi strumenti, se l'ha già sperimentato con i propri studenti, se ha già visto dei benefici oppure invece li ha visti lontani o imprendibili, ecco, questo può essere un primo stimolo. E poi se volete proprio concretamente chiederci di vedere o rivedere qualche cosa che vi incuriosisce, vedere per esempio nel portale alcuni postillati, alcuni manoscritti, mostrare, non lo so, la copia per la censura, i manoscritti più corretti. Giulia ha solo l'imbarazzo della scelta nelle carte che conosce così bene. Diteci voi e noi siamo qui a vostra... Leggo i messaggi sono uno dei mali della scuola di oggi, è rappresentato da tutto ciò che viene richiesto. Invalsi PCTO tolgono tempo e risorse preziose al potenziamento, ad esempio, delle competenze linguistiche. È vero, è la stessa cosa che succede all'università con le richieste di assurde, su cui non mi dilungo, che tolgono tempo alla ricerca dei docenti. Cosa facciamo? Ecco, cioè noi continuiamo a dirlo, ma nel mondo della scuola, nel mondo dell'università, sta facendo una reazione, facciamo solo lamenti, ecco. Però non riusciamo, purtroppo devo dirlo, se non quando ci sono questioni economiche, a riuscire a trovare una trasversalità, e anzi, le scuole vengono messe l'una contro l'altra e le università perché vengono giudicate in base al numero degli iscritti, al numero dei crediti che fanno, tutte delle forme che portano a un abbassamento della richiesta, e questi studenti, più la richiesta si abbassa, più si adagiano nell'abbassamento della richiesta, non c'è niente da fare, cioè loro fanno gli studenti. Noi dovremmo fare i professori e mantenere insomma, il livello non sotto quello che richiediamo, riteniamo corretto. Però credo ci voglia veramente un grande patto collettivo, perché altrimenti succederà sempre che l'università... Ah, ma non si possono bocciare troppi studenti perché poi non vengono più qui, vanno nell'altra università, non ci finanziano, non ci danno i soldi, dalle università escono professori impreparati e via così. Insomma, io sono veramente, non so se lo esprimo, ma veramente molto angosciata da questo problema. E visto che siamo qui in un'iniziativa dell'Adi Scuola, forse dobbiamo convocare gli stati generali, ecco, per, diciamo, per discutere tutti insieme questi problemi. Io vedo le chat con ritardo, cioè non le vedo qui dal computer, le vedo... Se posso aggiungere una cosa su questo? Sì. Nel senso che in realtà appunto questa percezione... ce l'hanno anche gli studenti, nel senso che magari appunto a volte noi pensiamo che appunto loro si adagino volentieri, no? In realtà no, per esempio io in questo percorso di PCTO che ho fatto, negli scambi che ho avuto con loro, è emerso
quasi, cioè, no, insomma, da molti. La consapevolezza. Quando, sì, la consapevolezza è anche l'idea appunto che cosa ti aspetti dal PCTO, e molti hanno risposto di sottrarre tempo alle attività che dovrei, alle lezioni, allo studio che invece dovrebbe essere il centro del mio. Quindi da una parte ovviamente bisognerebbe ragionare su quanto effettivamente tutte queste cose siano utili, quali lo siano, e dall'altra, nel momento in cui rimangono, dovessero rimanere, ecco, da fare, cercare di renderle appunto un po' funzionali. Secondo me anche in questo senso progettarle insieme, cioè chi lo, diciamo, eroga l'attività insieme agli insegnanti, credo sia forse il modo per cercare di così risolvere un po' il problema nel miglior modo possibile, qualora non si riesca invece. È molto interessante il punto di vista degli studenti. Io però ricorderei che noi abbiamo lavorato con delle scuole superiori che hanno una impronta, come dire, generalista, quindi licei classici, licei scientifici, dove l'alternanza scuola-lavoro non può in alcun modo essere un'alternanza con attività professionali. Cioè, io ho seguito le attività di tirocinio nei primi anni dell'università, ormai da 15 anni, mi ricordo che ci sono state varie resistenze alle attività di tirocinio anche all'interno dell'università, e insomma per le scuole che hanno poi una vocazione alla formazione universitaria, quindi come licei scientifici o licei classici, è chiaro che questo tipo di attività sono di sviluppo di competenze che saranno necessarie poi nel mondo del lavoro, quindi non sono da concepire come attività di alternanza scuola-lavoro, perché non è concretamente un lavoro. Però la consapevolezza testuale, la capacità di usare i marcatori, di capire qual è la dinamica, quali sono le caratteristiche del testo digitale, il lavorare all'interno di un progetto, il relazionarsi con degli altri studenti, il dovere applicare degli strumenti quantitativi a qualche cosa che non è quantitativo come il testo. Ecco, io credo che invece queste siano competenze necessarie. Sì, io sono d'accordissimo. Adesso però continuo a leggere la chat e vedo questo commento di Anna Maria Muzio, che non so se vuole mostrarsi, che dice: spero che questa pandemia, costringendoci a rivedere i numeri, distolga lo sguardo di chi ci dirige dal guardare agli alunni come clienti. Il cliente ha sempre ragione, ma appunto come studenti. Giustissimo, è vero, la aziendalizzazione delle scuole e delle università, dello studente cliente che giudica e dà il voto all'insegnante, secondo me è una cosa delirante. Ecco, buongiorno, io la trovo delirante, cioè che uno studente mi dica se io ho un carico didattico adeguato, mi sembra veramente assurdo, lo decido io se il carico didattico è adeguato, lui può dire se io sono puntuale o se non mi presento a lezione, ecco, dopodiché basta. Comunque, a parte questo, non lo so se inclusione e meritocrazia siano due cose non compatibili. Io penso che siano compatibili, cioè il problema è capire come la facciamo l'inclusione, cioè se l'inclusione significa buttare tutti verso il basso, certo non è un buon risultato. Se l'inclusione significa far capire che si riconoscono i meriti alle persone, ma per merito intendo il merito di studio, il merito di impegno e il merito di lavoro, questo penso possa essere trainante e inclusivo rispetto ad altri studenti. Ecco, poi naturalmente ci sono casi e casi, diciamo, però io ho l'impressione che l'inclusione come la facciamo oggi non sia un'inclusione, sia un alibi, sia un dire va bene tutto e vai avanti, che tanto chi se ne frega. Cioè, ecco, la mia idea è questa, perché fare inclusione è faticoso, dire alla gente che vada avanti come capita è facile, no? Cioè, non ti costa niente, ecco, se non la rovina generale dei nostri studi e delle future generazioni. Quindi io vi
Piace che vi getto questa mia Paola Sacramento sempre su questo, su questa disperazione che ho a volte davvero di dire, ma come mai non vi fermate a pensare a quello che state scrivendo, leggendo, ma come potete giudicare della politica, di quello che succede se non siete in grado di riconoscere il soggetto di una frase? Siete degli strumenti, siete degli schiavi potenziali di un mondo del terzo, da Grande Fratello, cioè veramente. Del resto, però... il passaggio del Latinorum contiene in sé questo concetto, e forse mettersi a rileggere a piccole dosi, anche a piccole dosi, perché in questo momento la lettura integrale di questo romanzo è impegnativa, i tempi forse sono contingentati, quindi questi strumenti fanno capire che si può anche dosare, io credo, una lettura omeopatica, perché Manzoni ha anche preso a piccole dosi, funziona, funziona, e l'importante è probabilmente sganciarsi da un'ottica di insegnamento che io lo dico anche da madre di due studenti, uno che ha finito il liceo da un anno e un'altra che è ancora in un liceo scientifico, e ogni tanto vedo che il modo di insegnare Manzoni è ancora uguale a quello che ho sperimentato io al liceo, quindi essendoci 30 anni di differenza tra me e i miei figli, forse magari in questo momento si può anche cambiare passo. Ecco, questo portale fa capire che il rapporto col testo può essere tante cose diverse, può essere partire dal manoscritto, dal libro, dalla biblioteca, dalla biografia che ci sarà, dalla linea del tempo, può essere dalle traduzioni. Ora non abbiamo fatto vedere le mostre virtuali, ma c'è questa mostra virtuale di cui poi metterò in chat il link, che avevamo fatto alcuni anni fa sulle traduzioni, che in effetti mostra come le diverse culture abbiano interpretato i Promessi Sposi, illustrandoli in modo diverso, tagliando il testo. Anche queste sono percorsi culturali, e questo romanzo in fondo è una grande sperimentazione, cioè per me è stata una sperimentazione, perché Manzoni ha avuto un coraggio enorme a sperimentare, e forse può essere anche per noi proprio un piano di dialogo e di collaborazione per sperimentare delle forme di didattica nuova. Noi l'abbiamo inteso così, e il progetto che Giulia sta portando avanti quando si presentò questo portale, il titolo della presentazione era per un portale popolare, intendendo con popolare quello che intendeva Manzoni, che poi ricordò anche Dante Isella nel parlare di un romanzo popolare, cioè un romanzo che fosse letto da tutti. E quindi insomma questa iniziativa, noi ora raccoglieremo proprio in una mailing list le vostre richieste di mantenerci in contatto, di avere informazioni, di tenervi informati sopra i prossimi progetti per il prossimo anno di PCTO che stiamo comunque progettando, e nel portale ci sarà una sezione che sarà proprio di strumenti didattici, in cui ci saranno questi e anche altri strumenti linkati e disponibili, per fare in modo che quel portale sia proprio il punto di partenza di quando si deve iniziare Promessi Sposi, per fare in modo che non sia l'autore che si deve poi rileggere da adulti per apprezzarlo, ma magari si può cominciare anche un po' prima, o perlomeno insomma noi ce la mettiamo tutta, poi quel che sarà sarà. Vorrei portare una testimonianza. I miei alunni hanno partecipato al PCTO con la dottoressa Nava. E, diciamo, commentando a conclusione, perché noi abbiamo fatto parte del primo gruppo, e questi ragazzi mi hanno detto, uno dei ragazzi mi ha detto: professoressa, noi siamo nativi digitali, ma alla fine noi non sapevamo fare proprio nulla, almeno abbiamo imparato delle cose. Quindi l'apparente gioco
L'apparente sì. semplicità in realtà è un'ulteriore complessità, perché riallacciandomi al discorso fatto precedentemente, noi docenti abbiamo l'impressione di remare controcorrente, ma io vedo che anche i ragazzi affannano, faticano, quindi anche racchiudere, fare questi confronti richiede uno sforzo notevole per dei ragazzi che non hanno alle spalle quella, come possiamo dire, anche unitarietà che noi avevamo, perché i tempi sono proprio cambiati nella didattica, tutto, cioè si è tutto un po' frammentato, per cui loro fanno molta fatica, io le vedo a volte che arrancano, insomma. E quindi anche questo modo che sembra quasi un gioco per avvicinarli, in realtà richiede la padronanza di numerose altre competenze, diciamo così, e quindi, ripeto, noi siamo nativi digitali, non sapevamo fare nulla, professoressa, abbiamo imparato qualcosa. Poi mi hanno anche preso in giro con la chat che noi abbiamo a scrivere in corsivo, in grassetto, e l'avevano imparato. Allora, e quindi mi ricattavano perché io volevo sapere come avessero fatto, che l'avevano imparato. E quindi è una leva, insomma, simpatica molto, però in effetti loro hanno imparato anche in qualche modo a editare, cioè tutto quello che adesso è la scrittura riguarda molto l'editing, e i ragazzi anche all'università, perché mi capita di seguire laboratori, non hanno idea di cosa sia un editing. Quando arrivano alle tesi, e credo che voi lo sappiate bene, non hanno nemmeno idea di come si allinei un testo, di come si faccia una citazione, quindi insomma sono per una scrittura digitale è grave, no? Cioè i ragazzi che comunque hanno una dimestichezza apparentemente maggiore della nostra con il testo digitale, poi in realtà non sanno adoperare gli strumenti, i codici che anche una scrittura digitale richiede. Quindi è molto complesso questo lavoro. Sì. Ma io penso che sia utile, perché anche quella cosa che mostrava Versilia, insomma, uno deve capire quali sono i registri, per esempio. Cioè il registro per cui non si scrive a un professore dell'università: salve, io non vengo mercoledì perché non posso, senza firma. Ecco. E uno rimane stupito, no? Dice, ma come? Cioè, come mai non hai perso completamente l'idea che esistano dei registri diversi con cui parli con il tuo animale di casa e con il tuo professore di scuola, no? Quindi tutto ciò, e questi strumenti lo fanno fare, tutto ciò che comporta riflessione metalinguistica, secondo me è uno strumento fondamentale di acquisizione logica. È questo che sembra venir meno, la logica, cioè la capacità di capire un prima e un dopo, una conseguenza, una causa, insomma, di mettere in fila le cose. Sì, grazie di questa testimonianza. La professoressa Palma, in effetti, tocca proprio il punto che con Beatrice, con Giulia all'inizio del progetto su cui avevamo riflettuto, cioè li coinvolgiamo, come possiamo venire incontro a delle esigenze di formazione e sviluppare delle competenze. Ma le osservazioni dalla professoressa ci fanno capire che le competenze sono molteplici, non sono solo le competenze di aver imparato dei marcatori, ma le competenze di familiarità con il problema del testo. E infatti questo ci fa capire che forse potrebbe essere valido anche proporre prossimamente un altro ponte tra la scuola e l'università, relativamente proprio alla natura del testo e a come avviene la trasmissione del testo, cioè proprio competenze di filologia che non di tipo
filologico intendendo la capacità di fare un'edizione critica, ma di fare riflettere sul fatto che il testo è un elemento nel tempo, come si trasmette, qual è la sua storia, qual è la sua corruzione, qual è la sua affidabilità, qual è l'affidabilità di una notizia online, quando una notizia può essere verificabile. Su questo avevamo riflettuto l'anno scorso, avevamo pensato anche a un progetto europeo, chissà che nei prossimi anni con la Società Filologica Italiana, con cui si sta lavorando per sviluppare il progetto. Infatti con SFLI si era detto di fare dei progetti per proprio, ecco, il nostro amico che partecipa al nostro seminario dice: io intanto mi sono ricordata di avervi detto e poi non fatto, l'ho fatto adesso, del progetto Dante Dartmouth. Per chi non lo conoscesse sarà veramente una scoperta, come è stato per tutti noi la prima volta, e nonostante sia ormai attivo da più di 20 anni, e quindi l'interfaccia digitale ovviamente per gli specialisti di Digital Humanities sia un po' obsoleta, in realtà è ancora ora uno strumento straordinario, a detta non solo di noi italianisti e filologi, ma proprio dei dantisti, che hanno tutti detto che soprattutto in quest'ultimo anno, insomma, di studi danteschi, dove non tutti i commenti sono disponibili nelle nostre biblioteche, nelle loro biblioteche, il Dante Dartmouth è costantemente consultato. Se non lo conoscete, andatelo a vedere, e noi vorremmo, in questa forma così semplice, non particolarmente sofisticata e pratica, presentare I Promessi Sposi, con ovviamente non tutti i commenti che ci sono nel Dante Dartmouth, però quelli che grazie a questo progetto gli studenti ci forniscono, perché è col materiale degli studenti. Quindi quando vedranno la realizzazione, secondo me si sentiranno più partecipi, esattamente come quando si fa un piccolo pezzo di un grande mosaico, anche se se ne è fatto un pezzo minimo, e anche se questa parte è stata semplice, umile, operativa, però ci si sente parte di un progetto maggiore. Io credo che questo sia in questo momento significativo, anche il senso di un lavoro di collaborazione. Ma hai ragione, anche dal punto di vista psicologico io sono d'accordissimo con quello che diceva, c'è un bisogno di darsi una comunità di appartenenza che noi avevamo e che c'era, era forse la politica, non lo so, insomma c'erano sicuramente dei, e loro sono molto più individualisti un po' terrorizzati dall'idea che comunque non ci sarà lavoro, non ci sarà questo, un po' depressi, ecco, bisogna dargli una mano tutti insieme. Beh, insomma, una mano lava l'altra, che è un'altra delle locuzioni che abbiamo, e si però potrebbe... non è migliore una mano lava l'altra, dovrebbe essere. Dovrebbe essere, sì, più la mano sinistra, sì, non sappia quello che faccia, fa la destra. Queste sono altre, avremo anche una sezione di proverbi celebri, l'avevamo fatta in un commento che avevamo curato anni fa con Giulia Raboni. Va bene, senti, dunque siamo rimasti ormai in pochi, se avete qualche domanda precisa da porre, se avete delle curiosità, delle altre testimonianze, attraverso anche la chat, oppure altre indicazioni che abbiamo dato durante questo pomeriggio, se di link che possono essere utili, e se invece è tutto... C'è qualche studente universitario che ci ascolta, che magari aveva partecipato a qualcuno dei laboratori tenuti da Beatrice Nava, e che può magari portare una testimonianza dall'altra parte, perché questo lavoro di marcatura e di apprendimento del testo digitale e delle marcature XMLTI è stato svolto per 3 cicli da Beatrice, sempre all'interno del PRIN Manzoni 2015 e poi 2017, per la marcatura dei testi che finiranno nel portale. Quindi
siamo andati avanti in parallelo con due progetti. C'è forse qualcuno che aveva partecipato? Beatrice, non riconosci? No, c'erano, ma sono usciti. Sono già usciti. E in realtà, per caso, uno di questi studenti, che poi è una studentessa in realtà che si è connessa, mi aveva casualmente scritto proprio qualche giorno fa chiedendomi se alla fine si era aperto il portale Manzoni, perché si vede che non era stata intercettata dalle varie comunicazioni, e quindi ha poi partecipato, visto che è uscita insomma poco fa. Perché la nostra esperienza in questi 3 anni di progetti svolti con questi corsi di digitalizzazione del testo è che all'inizio gli studenti fossero, proprio gli studenti universitari, molto spaesati, incuriositi, si affidavano un po' a noi nel dire beh, servirà qualcosa, e finché non ne hanno visto poi la realizzazione rimanesse tutto molto molto teorico. Però non è molto diverso da quello che accadeva a noi, perlomeno da quello che è accaduto a me quando mi hanno insegnato a collazionare 2 testimoni la prima volta. Non avevo capito che cosa serviva il lavoro di collazione. Mi affidavo al seminario che